molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. C'è Cerbero, podcast. C'è Cerbero, podcast. Marramichi vince i depe, lei urla rana rana rana. C'è Cerbero, podcast. Dudubbi vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero. C'è Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un debe, perché ogni giorno Clochard e benvenuti in questo nuovo Until Dawnzione. Ma questo gioco si chiama Fino al Down. Sì, Until Down. Fino al Down. Fino a che non viene un bambino speciale. Dai, vabbè, ho capito. Tutti, tutti la chiamano Down. La chiamano Down come dei babbei. Io l'ho pure scritto sul gruppo prima. Ho scritto stasera, giochiamo Until Down. Ma il gruppo nostro, dici? Nostro. Ah, ok, pensavo lo Telegram io del Cerbero. Tipo... No. Ragazzi, oggi gioco io. Adesso basta. Dudu, adesso basta, lo gioco io e vediamo come si gioca questo gioco. Ma avete fatto morire qualcuno? Tutti sono morti. Tipo. Ma come? Già? Praticamente, no, tutti no, però un bel po' di persone. Vediamo un diciamo riassunto. Di, possiamo dire che se si poteva far di peggio... È impossibile, diciamo. Marra ha sfiorato il peggio del peggio. Vabbè, però, ragazzi, però dobbiamo pure dire che è stato scammato, perché la chat l'altra volta c'era proprio un wall of text di ma cambiate i tasti a quel povero uomo e gli avete messo quelli complicati che neanche un top player. Che tasti complicati? Perché devi portare un volantino. Invece è c'è così, stata l'altra. C'è stata la versione down. Down, no, down, down. Vabbè, ma aiutiamolo. Non ha mai giocato a un gioco. Lo metti in difficoltà così. Fai? Lo vuoi scappare, poverino. Dai, sta bocca, ma che si c'è sta la versione dei down. Dai, si è da ban. Stavo dicendo, dai, basta, no, perché ha un down di zuccheri. Non metti quella che fa così, ma metti quella che se fa col cosettino qua, no? Con l'analogico. Ma andiamo avanti. E poi c'è quella dei veri uomini. Faccia vedere, uomo. Vediamo un riassuntazzo. Intanto che è la citazione in Barba Scura. Negli episodi precedenti. L'hanno pure scammato. Ecco. Morta una. Ha fatto morire questa. Poi ho tagliato, ho segato a metà uno. Questo mi sa che male così. L'ho segato a metà. Però là era obbligatorio, c'è cioè uno dei due. Sì, doveva morire per forza. Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ho già avuto allora, chi spoiler avrà bannato? Stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Secondo me possiamo buon tagliare un po' i lati della casa. Scusa, vuoi fare sei fatto? Breve, perché è ammazzato? No, ma me a top solo. Perché hai scelto Rami Malek? Perché le donne non si possono toccare. Nemmeno con una sega circolare. Esatto. Marra là top solo comunque. Sì, la citazione a solo. Al momento non sappiamo dove si trovi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì. Il Santa Santorum. Ah, ok, quindi stai. Capitolo 5, se non sbaglio.
Ah, me lo ricordo qui che è quando stavamo intrappolati dentro sta casa che non sapevamo che fa? Sì, più o meno. È sta casa, è stata al manicomio, ma ok. Al sì, manicomio, sì, sì. Quindi giornalista aggredito, cioè... Blackwood, io un giornalista della Berta Bugle, The Daily Bugle, unico proprietario. Come Daily Bugle, è Spider-Man. È stato aggredito, credo. Cioè, hanno accoltellato, hanno accoltellato il giornalista, sì. Non lo so. E quello col baffetto? Sì, ha fatto... E poi l'hanno aggredito. Quello è Rubino, zio. Sì. Ah, hai visto? Rubino ci ha copiato il titolo. Avevamo scritto adesso basta. Basta, sì, m'hanno mandato. Ma in realtà abbiamo copiato Benson. No, ma non è vero. Cioè basta. Quello è cioè basta. Basta. Adesso basta, un'idea originale del Cerbero Podcast. Mandato proprio screen, capito, con lui che metteva quel titolo. A Rubi, ma che combini? A Rubi. Ma a Rubi, ma io ti voglio bene, ma che combini, ma a Rubi? Rubi. Oh, ci fa altre 43 live su sta cosa. Comunque. Ma qua avete preso o sto facendo cose che avete già no, fatto? No, in realtà l'abbiamo viste praticamente tutte. Questo no. 30 il cartellini. Sì. Da miniera, buffo. Ok, il giornale sì, a posto. Il giornale avevamo visto già. Ma la chat è rallentata? No, in realtà Non credo. No. Comunque se c'è qualche mod la metta veloce, tanto nessuno di noi è pensaggio totale. E non c'è la chat sullo sub perché questi sono live goliardiche. Sì, ho paura, Non so voi, ma mi sto cagando sotto. Che ha reflex per fare video su YouTube? Che è? Macchina fotografica diventa rotta. Un Outlast. Ma speriamo di no. Pensavo che diventava tipo un Outlast, sì. Dubbi, gioca Outlast. Cerbero, giocate Outlast. No, non lo giocherò mai più Outlast. Ci ho provato una volta. Ma non era arte. E mi ha bastato. Non era arte per te, Gianlu? Non è che non era arte, è che mi sono dovuto far mettere tre bypass. Cioè? Paura. Il mio overnozzi è only jumpscare. Giocherò mai. Only jumpscare. C'è la lore veramente spicciolina. Medico curante. Se segue relazione riguardante lo stato iniziale dei 12 minatori a seguito del crollo della miniera. Successivo salvataggio a Blackwood Pines. Accoglienza. L'arrivo dei 12 pazienti presso il centro medico sanatorio. Ci aspettavamo di accogliere persone emaciate, affamate e confuse. Fortunatamente i minatori appaiono relativamente in salute, apparentemente grazie alla scoperta di scorte d'emergenza di cibo nella miniera. In alcuni dei pazienti più anziani sono state riscontrate funzioni respiratorie inibite, come previsto, oltre ai sintomi della polmonite. Dal punto di vista psicologico, dopo essere rimasti intrappolati per 23 giorni, lo shock per la reintegrazione si è rivelato profondo per alcuni membri del gruppo. Nonostante le condizioni in salute siano migliori di quanto atteso, sembrano provati dal tempo passato nella miniera. Vabbè. A causa della fragile natura di alcuni pazienti abbiamo chiuso la del sanatorio. Le valutazioni psichiatriche iniziarono al più presto. Gli uomini con problemi respiratori sono stati vabbè, non ce ne frega un cazzo. Vabbè. Quindi hanno soccorso. Ho letto la firma. Bowen. Hanno soccorso 12 minatori. Interessante. Ah, sì, ne parlavano pure nell'altra puntata, no? Che dicevano tipo che erano rimasti bloccati, una cosa del genere. Esatto. Gianluca, ti consigliano di giocare a Puzzle Bubble. Mai sentito. Mazza, famosissimo. Te giuro, zio. Sono il drago di Puzzle Bubble. Mi piace rompere le scatole. Che nemmeno a Double Dragon. Ho fatto morire un commento. Flame Outlast. Flame Outlast. E no, Filippo. Puzzle Bubble, capolavoro, l'ho finito più volte. Anche Bubble Bubble. Ma qua quindi c'eravate già andati, ragazzi. Sì. No, io non sì, so. Sì. Okay. Se può, ho piacere, io ho la trilogia di Spyro Remake. La trilogia di Crash, vabbè, lo sanno tutti. La Crash Team Racing, di questi così goliardici. Poi c'è sta The Last of Us, c'ho tutti gli Uncharted, c'ho Spider-Man, l'ultimo Dragon Ball. Ah, consigliano anche un Red gioco Dead Redemption 2. Uscito da poco. Non so se lo conoscete. Tetris. Che ne pensate? Ma veramente? Che ne pensate? Non lo conosco io. Beh, diciamo che preferisco Pac-Man, non so se no, Pac-Man ancora ci ho giocato perché ma è nuovo, cioè... No, infatti, aspetto la versione remastered. Mi dare Sabaco, Ma Sabaco è uno da il Hollywood. Sogno di Simone Santoro. È uno da Hollywood. Ma Sabaco ormai
è da Hollywood. Sabaco è superato. È solo sì, da Karim Musa. Sabaco. Sabaco è obsoleto. No, in realtà no, siamo noi obsoleti. Lui è andato avanti. Noi siamo obsoleti, sì. È lui che è andato avanti. Dici? Beh, gli hanno fatto un articolo sulla stampa oggi. Dicendo? E poi va a leggere, rosica, non lo so. Perché devo rosicare? Non lo so, per come hai chiesto dicendo. No, ma stavo scherzando, sì, mamma mia. Beh, lo elogiano ovviamente, non è che, non è, che è vittima di scandalo. Evasione fiscale, no. Hanno accoltellato Sabato. Ma dove cazzo devo andare, ragazzi? Bella domanda, sì, è quello che mi stavo a chiedere pure io. Sto livello è un po' uno scam, è un fottuto labirinto. È uno io scam. Ho notato, sì, che la visuale ti suggerisce sempre il punto dove andare. Per esempio, vedi qua, stenda verso la visuale, dovresti andare, vedi, avanti. Beh, certo. Lì, cioè, almeno l'altra volta era così, mo non so, essendo questo un fottuto labirinto, può essere pure che la regola non va. Un depensante che cammina. Sta questo qua che ha la lanterna. Gli mancano pure le dita, sì, ti ricordi? Sì. Gli avete fatto tagliare le dita? Sì. Porca, ma dopo... Ma che però in realtà ci stanno qui. Perché poteva salvarsi le dita? Sì. A posto. Cioè, in realtà ci stanno modo. Qui. Non mi pare che sia senso. Ma... Porca, ma... Fermo se non la lanterna, ok? Che è diventato una tartaruga ninja, zio. Gli sono rimaste solo quelle... Che merda queste inquadrature con scavalcamento di campo. È un videogioco. Vabbè, non è che non valgono le regole visive, però alle volte lo scavalcamento di campo può essere fatto appositamente per suscitare una sensazione particolare. Ho visto tutto quello che c'era da vedere. Beh, non Simone, c'è... non so, sei tu l'esperto, ci hai perculato, quindi prego. Scammati da Dudubbi. No, scammati da, non so, cioè. Hanno fatto pure la compilation Dudubbi fail. Bellissimo. Ma questo lo schivo. Ah! Porca. Bellissimo. Quegli zoom. Ragazzi, ora troverò entro un minuto dove andare. Vai. Ragazzi, fate partire il cronometro. Adesso basta, lo diciamo. Cazzè sti rantoli. Grande Mare capisce l'arte videoludica. Ma che è? Senti. A buffi rantoli, non ho fatto niente. Ma una bestia, ma non è un essere umano. Mi sa che è il killer. Il killer mostruoso. Ma si sentivano pure nel bosco, ha visto tipo quel cervo che era stato mozzato via, trascinato così de botto. Quello non può essere un essere umano. No, quelle sono le presenze della casa, zio, di Evil Dead. C'è sicuramente un mostriciattolo da qualche parte. Ma è scam, tutto ogni volta che muore sul Ma non è che devi scendere, sì, sembra un po' forzata come inquadratura. No, sono sceso prima, non c'era un cavolo. Devo andare dall'admin. No, vedi, qua è dove abbiamo iniziato, no? Forse c'è, devo andare ancora più giù. Forse ti manca qualche pezzo. Cioè, noi abbiamo iniziato in questa stanza. E fino a qua. E fino a qua, che è una stanza bella che è finita. Perfetto. Vabbè. Okay. Quindi, a meno che non ci sia qualcosa. Facciamo un tour, faccia finta che lei è un agente immobiliare, mio caro Dudu. Poi vediamo, siamo entrati proprio al rigor di logica nella prima stanza disponibile, prima stanza available. No, questo è il morgue, cioè morgue, che in inglese vuol dire. Come si chiama? Morgue. Morgue? Che in inglese vuol dire. Ma quella l'hai vista? Quella roba sì, là. La fotocamera. Grazie per il sub. Che è l'obitorio, brava chat. Ma la tua canzone preferita? Ma cosa dici di Misfits? Andati qua. Helena American Psycho. Che è una stanza finita. Ah, a proposito della casa, Simone, forse potrai confermarmi. Sì. Nell'Armata delle Tenebre, per caso, c'era una canzone di Misfits o sbaglio? Ecco. Scream, tipo si chiamava, una cosa del genere. E ho trovato dove andare. Una canzone dei Misfits. La casa 2, credo, invece nell'Armata delle Tenebre. Non so aiutarti. Vorrei... Non mi risulta comunque. Non so, mi ricordo. Non mi risulta ci fosse musica di band moderne. Solo forse roba qualche, orchestrale. Qualche pezzetto forse. Mamma mia. Biscuits. Marra, potessi aprire un po' la finestra? Marra, potessi aprire un po' sì, la finestra? Sì, certo. Marra, ma il tizio sei tu per la maglietta. Ah, quello. Sì, te pensa come me. Madonna, ma senti qua come si amplificano, zì. Ma mi sa, sono i lupi, c'è stavano i lupi. Pilipu, Pilipu.
Ma davvero i lupi? Sì, c'è stava. Oh, ah, no, mi che sa di sì, perché io nelle paure avevo messo i lupi. Pilipu, pilipu. Oh, ci sei riuscito? Oh, un po' più di un minuto però alla fine. Chapelle security boss required. No, se vuoi che vuol dire Chapelle? La cappella, zio. Chapelle, che è tipo chapeau. Sì, Dave la Chapelle. Che è successo? La cappella, zio. Vabbè, andiamo alla Chapelle. No, no, non lo colpisco, tua, non lo colpisco. Bravo. Siamo impazziti. Mi ha messo bravo più paura del pezzo che non del merda. Non sono riuscito a inquadrarlo. Cazzo urli, mi ha fatto via un ictus. Mi ha fatto spaventare a lui. Piano. Che bello. Così, bravo. È bellissimo. Ah, me l'avevano detto l'altra volta, non uccidere il lupo. Avevamo detto. Però quanto è bello. Beh, però bello. Occhio che te strappa le palle. Fa la guardia. Occhio, sì. No, 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 non ti avvicina. No, vabbè, ma io si ave, no, si no, avvicini, ragazzi, si io sono coraggioso. Strappa la mano. È un bravo, è un good boy. Così. Sì, bravissimo. Sì. Un saluto a Rubino in chat. Ehi, bello. Ciao Rubino. Ti c'hai sì copiato il titolo, Rubino, ma veramente sta sì, sì, ho scritto adesso basta, tipo. C'hai copiato il titolo. L'ho fatto apposta. Ah, okay. Sì. Ma sì, era una citazione. Citazione. Ma che c'ha addosso? Di sicuro non l'hai fatto. Merda, che ha fatto? Di sicuro non l'hai fatto durante un episodio di sonnambulismo. Comunque. Pilipu, Pilipu. Mamma mia. Pilipu, Pilipu. Ma c'ha 3000 anni sto posto. È un po' malandato, insomma. È una cappella sinistra. Invece che sistina. Hai allora perfettamente ragione, Marco. Cosa abbiamo qui? Babbo Nachele. Ma cosa quante volte lo dicono? Qui? Cosa dico? Te l'ho detto. Usano sempre le stesse frasi, sì. Babbo Nachele. Ma che paura. Uno sei dei... tu? Ho una pistola, oh. Bella. Uno dei motivi... Sì, sì. Vabbè, Mr. Fantastic. Per il quale io amo questi doppiaggi è che c'è una dose infinita di Santo Cielo pure. Non sì, so sì, se ci avete mai sì, capitato. Ma è un genio questo. Santo cioè. Cielo penso che si dica più nei doppiaggi che nella vita. Nella vita è una cosa stupenda. Nessuno l'ha mai detto Santo Cielo nella vita reale. Non penso. Voi avete mai sentito una persona... Manco mi nonna. Dire Santo Cielo. Manco mi nonna in carriola. Ok, abbiamo una pistola adesso. Bene. Un gioco, diciamo, di... C'è uno spam di Santo un Cielo. Un gioco di incastri alquanto strano. Cioè, questo, quindi, quello che viveva qua era un po' ossessionato. Non si capisce che stava a fare. Una mappa. Una specie di mappatura. Ma l'hai... Che c'è scritto in quell'indizio? Ma a me non me ne frega un cazzo. Fammi vedere la lore. Grazie mille, ragazzi. Grazie a Bring Me The Horizon, top gruppo. Per aver regalato due abbonamenti, uno al Brasile, ah, il brasiliano, top gentilissimo, regalo. E un altro, non so chi, comunque grazie mille. Vi ricordo che per sabbarvi e non vedere alcuna pubblicità e scrivere in chat quando la chat è riservata agli abbonati, basta cliccare in alto a destra. Grazie anche a te, Chiarico. Una mappa della montagna con avvistamenti e scomparse recenti annotati con relative date. Sembra il lavoro di una mente ossessionata. Bello, top Zodiac. Oh, cioè, avete visto quei Zodiac di Fincher? Boh. Ve lo consiglio. Quello famoso per il plot twist finale? Beh. Allora sì. Ni. Grazie mille. Oh mio Dio, ma sono ossa. Grazie. Forse questo farà stare buoni i lupi. Per il cagnolino. Ma erano già buoni i lupi. Top Gyllenhaal. Guarda, ti posso chiedere una cosa? Ma prima mi stavo vedendo gli affari miei, no? Sì. Ho aperto il tuo Instagram. Sì. Perché ho visto... No, vabbè, così. Va, dimmi. Ho visto nelle tue storie una confessione di una ragazza. Ok. Che parlava di Adrian Fartate che ci ha provato con lei. Greve. Cioè, ma... E poi quando lei lo ha rifiutato, lui ha iniziato a... trattarla male, ma è uno scherzo, lo sei scritto da solo. Purtroppo no, no. Sì. Però insomma, dai, viva le donne. No, no, sicuramente. Però ci sono rimasto un po' male, essendo comunque io pure il suo grande lui è un mio idolo. Non so neanche chi cazzo è. Ma chi è sto Adrian? Un po' me lo immagino, però uno YouTube. Comunque devo dire una cosa, che Simone ci azzecca
spessissimo su determinate cose. Top simp, effettivamente. Però vabbè, cazzi suoi. No, però in realtà un vero simp non tratterebbe mai male una ragazza. Che è troppo schiavo di ella. Ma quello è tipo, capito, la reazione. Top, è top incel più che altro. No, vabbè, comunque. Io come ho scritto. Ti piace? Mo siamo amici del lupo comunque. Sì. Ma può aiutarci a sbranare qualcosa? Vedremo. No, comunque, come detto, vabbè, alla fine uno continua a seguirlo per quello che fa. Top contenuti. No, ma questo si fa la sua idea sulla persona. Non deve inficiare minimamente quei suoi contenuti. No, assolutamente. Vabbè, diciamo che pure la parola di quella ragazza potrebbe pure essere un'azzurra quella. Cioè, nessuno dà la sicurezza di ciò. Attenzione, non... Ma sì, è una cosa goliardica. Che palle sti gameplay. Vattene a fanculo. No, per goliardia. Ma questa live è da Hollywood. Ma cazzo se spara. E poi scusate, cioè, ci hanno rotto il cazzo per R2, no? Ma ci hanno rotto il cazzo per... Mazza, sprechi una pistola per sta cosa. È obbligatorio. Ci hanno rotto il cazzo per una settimana. Continuate Until Dawn, continuate Until Dawn. Eccoci qui. È un momento anche per parlare con noi attraverso la chat, certo, ragazzi. Io vi leggo. Volete farci le domande? Questo è il momento giusto. Che è? Impossibile connettere il server. Grazie al cazzo. Per questa applicazione non no, certo che non si può connettere. Leggi questo, Marra. L'ho appena detto, che divertimento. Che bella inquadratura, Mau. Bella, aspetta, vai un po' più indietro. La voglio rivedere un attimo perché stavo leggendo la chat. Allora, sai che cosa mi ricorda? Non un film, incredibilmente. Mi ricorda una carta di Magic chiamata Santuario senza Dio. Mista ad un'altra carta, sempre Shockland, che si chiama Tempio infestato da erbacce. Tipo Overground Tomb e un totem. Vediamo che dice il totem. The Godless Shrine. Eccola, che muore pure questo, a posto. Rip. No, ma non è. I totem non sono cose che accadono per forza. Ma accadrà. Sono diciamo dei futuri possibili. Sì. Sicuramente accadrà. Dici che accadrà perché stiamo giocando noi. Che è un altro totem, no? Un quadro. Oddio, Marra è una riunione di condominio. Gli uomini del miracolo. Ma che è da seconda guerra mondiale sta foto? Ma che era? Guarda un po'. Sì, sono i minatori. Sì. Una foto incorniciata del gruppo di minatori salvati da un crollo. Datata 1952. La targa indica che tutti i 12 militari, anzi minatori, sono sopravvissuti. Aggiornamento. Sono stati recuperati 30 cartellini della miniera, che l'avevamo trovati pure prima. È come se ci fossero degli indizi che cercano di raccontarci una storia. Strano. La storia di questi minatori. Perché dovrebbe avere importanza se la foto è di 60 anni fa? Ma tu sei sicuro di averlo finito sto gioco? Gelogo o sei un fanfarone? No, io non me lo ricordo molto bene. No. Oppure non voglio dar spoiler. Se metti il muto. Per me te ricordi in cazzo. Metti il muto. No, poi adesso spoiler per Marra. Allora. E fai un'allusione No, ti credo sulla parola. Marra ce l'ha un videogame preferito. Ma io non gioco ai videogame in realtà, ragazzi. Devo dire, questo non mi dispiace, perché almeno ha dei riferimenti cinematografici. È interessante il fatto di costruire una narrazione a seconda delle tue scelte. C'è un discorso anche, possiamo dire, filosofico sulla scelta, no? Butterfly Effect. Non è male. Invece Resident Evil, quello là che abbiamo affrontato, il remake mi ha fatto schifo. Ovviamente è chiuso. Ha fatto veramente schifo. Ma sì, perché è più un fuggi-fuggi. Ma no? Ridicolo. Resident Evil, se non sei appassionato, lo vedi un po' come un fuggi-fuggi. Ma non è neanche... Cioè, lo sai qual è il fatto, sì? Che... Non è... Anche a livello... Oh no! Oh no! Azzurra, oh no! Perché hai fatto questo? Perché no, ma è stupido! Ma questo è pazzo, ma porco perché, Dio! Ma perché l'hai fatto, Simone? Non ne avevo altra scelta! Fuggi! Dai! Sì, grazie mille morto, per il sub, Ackerman. Ma questo è morto, dai, porco sì, Dio! Ma chi è? Oddio, oh. È il clown! Il killer clown, attenzione, il uno del gioco. Top su, guarda, è tutto un giocherito. Col piedino lì. Controlla tutto, ma è pazzo. Chissà chi è con quei capelli unti. È un Joker. È chiuso.
Ma che chi è vabbè, stato? Vabbè, scialla, zio. Questa notte stanno succedendo delle cose veramente assurde. Scialla, zio, una come porta chiusa, questo? Non mi pare una cosa così assurda. Ma questo armuretto è più basso di te. Joker MC. Ma non mi pare una cosa così assurda, una porta chiusa, cioè. Col muretto questa che sera stanno là. Succedendo cose assurde. Sono sgozzate quattro persone, una tagliata a metà. Ma loro non l'hanno visto? Mi sa... Loro no. Sì, no, si sono trovati tutti insieme prima. È arrivato quello sporco di sangue. Allora, comunque dicevo, grazie Mattia Bonolis. Vi seguo da quando Maro non si era ancora scovato male nella greve. IG Muretto. No, dicevo che anche a livello di gameplay Resident Evil è stata una rottura di cazzo. Mi ricordo un gioco che mi piaceva molto. Ninja Gaiden. Quello era divertentissimo come gameplay. Ma è, non, ma è tipo un antenato di Prince of Persia? Più o meno, però non è proprio antenato però in realtà, perché era solo per l'Xbox. Non l'ho collegato perché non lo conosco, ma ti giuro Simo che mi è venuto in mente Prince of Persia 2, che era uno dei giochi che a me mi ha appassionato di più. Mi affascinava quel fatto che si trasformava, no? Ti ricordi? Prince of Persia l'ho giocato all'1 forse, che era la Play Prince of Persia. Un totem. Sì, sì, sì. Un totem, ma che? Un altro. Oh, ah, no, lui no, lui è poverino. O schiavo. In giocata era bellissimo, mi ricordo. Potevi penso lanciare gli shuriken. Potevi comprare tutte quante le armi fighe. Cioè avevi un sacco di. Bello, zio. Non vorrei sbagliare. No, no, ma era proprio divertente come meccanica di combattimento. Potevi camminare sulle pareti. Era proprio figo. Oddio, l'accetta di Nicholson. È uguale, zio. E lascia di Shining. È una chiara citazione. Eh sì. Guarda, e poi nella porta è una prima citazione, non c'era sì. Una chiara citazione. Tra l'altro citazione. Citazione no, vai sbaglia colpo. Prendila chiusa, nella nuca. Sfonderesti la porta? Wow, ci ho trovato appena adesso un'ascia. Mettiamo giù la porta. Ci sentirà. Tu hai un'idea migliore. Troppe recitazioni. Che recitazione di merda, cani. Hai un'idea migliore. Sembra che sta a parlare con un vibratore in culo lei. Senti. Da quella fessura ci passa solo il burro a cacao. No, andiamo. Burro a tu cacao. Tu non passerai mai di là, ragazzone. Il burro di cacao. Ma sfonda la porta, ce l'ha. Sfonda l'ascia. Lei, c'è stata l'opzione. Sfonda la cinese. Ok, va bene. No, ma non nel termine sessuale, proprio con l'accetta. Vi dico che se avessimo detto a lei di passare per lì, ci avrebbe convinto comunque a sfondare la porta. Marro, ma quanto sei vecchio per giocare a Ninja Gaiden? Raga, ma ve l'ho detto che non gioco da almeno 10 anni. Ho questo quesito perché è dalla chat, ma Prince of Persia 2, che era quello dove lui si trasformava, che c'aveva la catena sul braccio. Che c'aveva la trasformazione, che era quello lì. Ci sentirà ed urlano. Mazza, sì, qualcuno c'aveva il ciclo il qui. Cosa è successo? E là è il 3 quello dove io mi sono chiuso. Deve essere appena successo. Cosa cazzo sta succedendo? Ero proprio piccolo. Cosa cazzo sta succedendo? Ash e Josh. Ash, una citazione. Chris, Ash e Josh. È una citazione anche a Ash. Beh, Ash versus Evil Dead. Come si chiama Ash? Beh, in fondo, voglio dire, non è così lontana. Ci arrivi con un salto. Salto bene. Ma salta tu, puttana. Non così lontano. Grazie della fiducia. Beh, Matt, se non ci arrivi con un salto, cosa facciamo ora? Non lo so. Non lo proviamo so. Sto salto. Die, ma perché scrivono die, zi? Ma che vuol dire? Die. Die a lei. Diglielo, die. Che? Die. È tipo Marder, zio. Die a lei che deve andare a fanculo, che ne so. Tipo Marder. Si è davvero divertito qui. Retro. Disastro, già funzionava male nella prima. Figuriamoci adesso. Retro. Ehi, guarda. Torre antincendio. Top mappa. Ehi, Marco Polo, e se mettiamo in funzione la funivia e ci diamo una mossa, eh? Die è scritto col mestruo. Infatti sì, pare la mia ex. Ti scriveva col mestro sì. Paroline sullo specchio. Mi scriveva tipo col mestro. Ipocrita. Hai fatto la bomba della pasta nel 2017 con il video di Rubino. Tutto vabbè, che poi uno ride e scherza, ma l'hanno scritto davvero sulla macchina. Ah, è vero, cazzo. Uno ride e scherza, ma. Ma come hanno fatto a scammare la macchina? È greve. Sapete quando me l'hanno scritto sulla macchina? Vorrei raccontarlo per chi non lo sapesse. Ma tu ti ricordi quando di nato, è stato? Sì. Non mi ricordo il giorno preciso, però stavamo ancora a casa vecchia. È stato esattamente l'unica volta nella mia storia recente che sono andato nella via dei gay a bere.
Dai. Vabbè, davvero. Simone. Il giorno dopo. Ma sono accorto che c'era qua. Ma sarà stata una casualità, né? Che dalla via dei gay c'è uno che è entrato dentro al cofano e tu sei portato. Ma che dentro? Dietro la macchina hanno scritto. Ah, te l'hanno scritto quella sera e te ne sei accorto il giorno dopo. Giorno, la mattina dopo. Simone, ma tu la sei sera prima. Della comunità LGBT. Ma può essere pure che te l'hanno scritto la notte, che ne sai? E dove stavo la notte? Vabbè, ma non è che esistono solo gay. A casa lì. Ma stava inculata nel parcheggio dove era di casa vecchia, mica ci passa un'anima. Ma non esistono là. Solo gay lì. No, però guarda caso, non mi hanno mai scritto niente sulla macchina, vado a far serata con voi alla via dei gay. E mi succede sta cosa, incredibile. Non l'ho scritto su Instagram perché ho preferito evitare. Bannato. Ma poi dico, ma che te l'ho scritto? Spiega bene. Maledetto. Maledetto, fai cagare. Maledetto. Spero ti chiudano il canale. Aspetta e spera. Maledetto. Possiamo usare la radio per Maledetti. Ragazzi, io non dico niente. Qualcuno sta iniziando a seguire le regole. Maledetto. Cosa? Quali regole? Regola 1, Emily ha sempre ragione. Ah, regola 2, non puoi aggiungere altro perché Emily ha sempre ragione. Sì, te rendi conto? Vabbè, okay. È una caricatura di ragazze che esistono veramente. Okay, woman, non così accentuate, però qualcuna così okay, esiste. Okay, woman, praticamente. Secondo voi, ragazzi, da dove nasce l'archetipo della donna che dice di sé che ha sempre ragione? Dalla nasce, donna in sé. No, nasce dal fatto che a noi non ce ne frega un cazzo. Quindi dicessero quello che vogliono, tanto siamo noi che comandiamo tutto. Ci sto tirando fuori da questo casino, cioè. Secondo me nasce dall'educazione che viene data. Diafane, manca a mettere il lampiede che sarebbe fatto. Dall'educazione materna. No, anche genitoriale che viene data alle ragazze, che gli viene detto: ma tu sei una principessa, tu hai sempre ragione, tesoro mio. Forse sei la più madre, intelligente però. Del mondo. La madre in casa spesso. È il despota, capito? Chiedi a tua madre, io che cazzo ne so, capito? Il padre se fa i cazzi suoi. Tu lo dici. Però diciamo che anche le madri sono le, come dicevi tu, le fonti delle illusioni più grandi. Sì. Tu sei bellissima, sei intelligentissima, hai sempre ragione tu, non dar retta a tuo fratello. Ogni scarafone è bella mamma sua. Stai bene? Sì. Grazie, forse dovresti andare tu per primo per proteggermi. È una dei poche che si salva questa, va a finire quanto antipatica. Non ho visto ancora un totem con la sua morte. Non mi sembra proprio una cosa però così intelligente, considerando che c'è tipo il ghiaccio qui. Oh mio Dio, okay. Quasi. Io non lo farei mai. Ormai. Mi sento svenire. Guardare ciò. Soffro pure un po' di vertigini, quindi poi il top proprio. Okay. Aspetta, ma fai. Una cosa simile la feci quando andai sulle Dolomiti. Grazie al cielo, fa molto paura. Sulle Dolomiti fa molto paura. Lo so. Una cosa del genere è da pazzo. Minchia, no, io ho fatto basta un attimo, Morio. Ho fatto la cosa, la funivia, come dove stavano loro prima. E in effetti mi cagai molto sotto. Un totem. Sembra quello di cosa. Oh, il totem. Fa che muore lei, te prego. Bello, un volpino. Oh. Non era una pistola, era quello per lanciare allarme. Il come totem si di lanciarazzi. Il totem no, di. Come si chiama? Di Crash Bandicoot. E se non funzionasse. Buda. La radio. Bodica. Ma se Buda. Non lo facesse. Agu. Ci serve un piano. Forse possiamo scendere. Ah, è vero, pure quella volta che mi arrampicai sul balcone. Non mamma mia, che cazzo sei di storia. Sei serio? Mamma mia, che follia. Non è che racconti. Ma come Burbuca? Non dice mica Burbuca. Dice Bodyguard. Sì, ma nemmeno. Cioè, io da bambino dicevo Budega. Chi cazzo dice Burbuca? Burbuca. Ma che sei dislessico? Ma che è la Burbuca? A curcuma. Ma che è la spezia per iso? Ma che cazzo è? Dai, per cortesia. Ma pure io da piccolo dicevo Budega. Buda, poi ho scoperto grazie a internet che era Bodyguard, cioè sono sì, rimasto ma malissimo. Anche ora non riesco ma proprio a sentirlo. Ma perché pensavo che era una mela, in realtà è il coso, come si chiama? Il COVID. Eh? Il frutto Wumpa. COVID. Wow, bravo, il Wumpa. Ma non esiste il Wumpa. No, e come si chiama allora? Aspetta. No, si chiama Wumpa, ma nella lore del gioco, ma è inventato. Che cazzo vuol dire il frutto Wumpa? È una mela. È il frutto. Ragazzi. Però io penso che era una mela. Ma sai? Io dicevo le mele. Pure dicevo le mele. Come un po' tutti, eh. Ma sanno, certo. Ma penso lo dicono tutti le mele. Che poi una volta l'ho cercato su da Omi. Ma che cazzo sto a dire? Chi?
Ma non è vero, dai, beh, è una fatalità. È un troll, dai. Te pare, ma è un troll. Vabbè, sti gatti. stanno a controllare. Così per goliardia. Ma è un troll, ragazzi. Ma che è quella cosa? Vabbè, ma sti cazzi, sì, dai. Anche no, fosse. Ma è un troll. Dai, che c'è. È solo un... Bella quella immagine di Twin Peaks. È una toscana. Sì. E... Comunque. Comunque, andiamo avanti. Vabbè, ma anche fosse. Ma c'hai i baffi? Devo constatare, ragazzi, mi spiace. Ma c'hai i baffi? È vero. È vero? Voglio vederlo con i miei fottutissimi occhi. Ma che c'è lo nominate fatalità? No, non ci credo, raga. No. Ma che cazzo stai a dire? Andiamo un po' a vedere chi è che non ho mai visto. Ragazzi, spam di Adiran Fartate Simp. Andiamo un po' a vedere. Nella live di Omiadol. Andiamo un po' a vedere per curiosità. Ah, ma è venuto da noi ospite insieme a Arbascura. Ma no, ma quello è Mercadini. Eh? Quello è Mercadini. Quello è Mercadini. È uguale, cazzo. Bravi, ragazzi. Adiran Simp. Vabbè, ora tornate qui che lì, vabbè, non c'è un cazzo da vedere. Marra, proprio antisgamo. Di che? Te l'hai mandato di là? Che me frega. Ah, vabbè, ok. Se non vuoi che ci guardi, no. Che me frega. Ok. Consiglio per gli acquisti tra 3, 2, 1. Fa che muore. Ok. No. Totem fortuna. Fortuna. Al balcone, allora sì, praticamente rientro a casa da lavoro, dalla palestra. Provo ad aprire la porta e mi accorgo di non avere le chiavi. Simone non era in casa, non ricordo, forse era Elettra. No, mi sa che eri proprio partito. Non ero a Roma. Non eri proprio a Roma, cioè devastante. E io la dico, porca puttana, mo so cazzi. Anche perché poi dovevo tornare al lavoro il pomeriggio, ma dovevo cambiarmi, dovevo prendere altra roba per lavorare. Allora ho detto, noi abbiamo il balcone che tutti conoscete. Sopra di noi ci sta, diciamo, il terrazzone gigantesco, quello dell'ultimo piano, ok? Quindi la mia idea geniale è stata, salgo all'ultimo piano, cioè quello dopo l'ultimo piano, dove c'è la porta per accedere alla parte superiore del palazzo, vado tipo Spider-Man sulle varie superfici sovrastanti e mi calo giù direttamente dal nostro balcone. Allora ho detto, beh, va bene, ci provo. Anzi no, la prima idea fu busso alla vicina e chiedo se, esatto, chiedo se può farmi passare da una finestra all'altra. Apro e che c'è? Mi fa, faccio, no scusi, sono rimasto fuori casa, non è che potrei magari provare a zompare da una finestra. Ma che sei matta, aspetta, ma hanno mi figlio. Così, arriva il figlio, oh bella, sì, ma che devi fare? Ho detto, no, guarda, sono rimasto fuori, magari dalla vostra finestra è possibile andare alla mia. No, no, sì, è impossibile, però provo a salire da sopra e te cali. Ok, mi dà le chiavi per accedere sopra, ok? Al terrazzone, diciamo, dell'ultimo piano. Vado lì. Che succede? Vabbè. Vado lì. Quindi salgo le scale, ultimo piano, sopra ancora. E mi ritrovo nella superficie sopra tutti i balconi del palazzo. In quel momento, ragazzi, mi sono sentito tipo Peter Parker in Spider-Man 1, no? La scena quella dove lui sta là, dun dun dun. Va ragnatela, va tutta quella roba da. Ho detto, devo regà, è l'unico modo. Allora piano piano cercavo di passare da un balcone all'altro, da un terrazzo all'altro che vedevo sotto. Vabbè, arrivo più o meno vicino al mio, però mi devo calare e poi calarmi ulteriormente perché era molto in alto. Allora piano piano scendo, tengo le mani in appoggio qui, ok? E cerco di calarmi scendendo con la punta del piede. Metto una mano, metto l'altra mano, vi giuro su Dio, si rompe un pezzo. Tipo, oh! Così.
e rimango appeso. Non era molto alto, quindi non è che sarei morto, ovviamente. Poi rimetto una mano, mi calo piano, arrivo fin sopra il mio terrazzo, mi calo, era abbastanza alto lì, quindi sono sceso tipo a quattro zampe, cioè mi sono calato proprio boom così, e fortunatamente la porta finestra era aperta. La cosa divertente è che dopo tutto questo non trovai neppure le chiavi dentro casa, quindi alla fine chiamai la proprietaria di casa e me le feci portare, tutto questo sforzo inutile. Ma che succede? Niente, basta, è stata una storiella. Ma che è successo? Che stavi raccontando? Niente, Marra non ripete. Sì, là ho pensato proprio, porco, ma io sono proprio pazzo. Il culo. Oh! Ma che è? Oh? Un fagocero, che è? Un Bambi? Cazzo. Ah, ma poverini, ma sono innocui. Sono elf. Ma sono innocui. Ah, chi stava urlando oggi? È una pazza. Completamente ha cominciato completamente a sbroccare, credo, contro la figlia. O la figlia verso la madre. Ma rotto il cazzo! Basta! Così, cioè, proprio roba da effetti coronavirus. Top canzone. Greve, hai visto, zio? Greve. Greve. Oh merda! Sì, loro non lo vedono. Ora lo vedete anche voi. Cazzo, impero. Ah, lascia così. Sta a fare una pippetta. Vabbè, gli frega un cazzo. No, c'era il tizio. Si stava a masturbare. Che stava... No, c'era. Avete appena iniziato? Da poco. Ragazzi? Cosa ci fate lì fuori? È una casa. Vabbè, non chiude a chiave il bagno questo. Ragazzi, la storia della tavoletta rimarrà un mistero. Per tutta la storia del Cerbero. Già te l'ho detto. No. La tavoletta, puoi raccontarla, Simone? Ma io scelgo di non farlo, zio. Come il gioco. Sì, è una scelta, zio. Ma sta figa questa, però. Effetto farfalla. Ma il tettone. Aiden Panettiere. È come il culo di quell'altra. È tutto fatto al PC. Per fare... Per permettere ai gobelini di segarsi sopra. Racconto, ma raga, è una storia inventata da Simone. No, non metterti, eh? È una storia inventata da Simone su io che ho rotto la tavoletta del bagno. Non fa ridere. Ah, mi costringe a dirlo. No, raccontala. Non è inventata da me. Sta mettendo nella posizione di dirlo. Ma la puoi raccontare? Non è inventata. Vabbè, cioè, no, sì, è vera. Allora, la tavoletta è rotta veramente. No, la tavoletta sì, che era già rotta. Parzialmente quando siamo arrivati. Poi io però... l'ho definitivamente rotta. Ah, ecco, quindi l'hai rotta. Beh, tu probabilmente sono stato io però se devo essere onesto non me la ricordo parzialmente rotta. No, quello sì, sicuro al 100%. Te a quel bagno non ci vai. Gianluca dice non avevo fatto, sarò stato io. Okay. Io no, tu, specifichiamo tu, che... tu me lo dissi che sarà rotta. Specifichiamo già era rotta che abbiamo due bagni. Uno enorme e uno piccolo. Diciamo che io prediligo il piccolo, ma per preferenza personale. Loro due vanno a quello grande principalmente. E la tavoletta si è rotta in quello grande. Io nemmeno lo sapevo perché non ci vado mai, però vabbè. E Gianluca... Hit. I palloncini. Top, sì. Palloncino rosa. E poi c'è Gianluca, cioè tu come hai scoperto che si era rotta? Lo disse Marra. Si è rotta la tavoletta. Quindi c'è... No, io ti ho detto che già era traballante, se ti ricordi all'inizio. Infatti, però ci sarà stato un momento di rottura. Perché non è che passa da... aggiustata a rotta, no, quando nessuno vi è sopra. No, me lo disse tua madre che era definitivamente rotta, perché venne questa cosa a mano. Però... ha rotta mia madre. Insomma, a finire rotta, che tua madre sei venuta a fare una cagata. Allora io mi ricordo che era rotta già un po' dall'inizio, proprio il pernetto. Poi può essere pure che l'ho rotta io, non me lo accorgo, però non è che mi è cascata e me ne sono reso conto, capito? Se può stare tranquilli un attimo, cioè uno sta sopra a pensiero, porco Dio. Io presumo che chi l'ha rotta ci stava seduto sopra e avrà sentito un boom. No, sì. No. Mai. Sentite, successa questa cosa. Nel momento in cui si è proprio staccata. È molto divertente. Me l'ha portata tua mamma. Guardate per staccata. Oh. Adesso però regista, aspetta che c'è scritto? È un nome inventato. Vedete? Dal padre di Josh. Miglior film horror. 2009, regista di
Regista Bob Washington, Monastero di Sangue. Okay. Greve. Va bene? Vabbè, infatti stavano gli effetti di scena in cantina, no? Ti ricordi quando quello si è vestito tipo i fiumi di porpora? Ha detto era pieno di effetti di scena in cantina. Sì. Quindi potrebbe essere che una casa di un ex regista questa. Potrebbe essere tutto un trucco. Vabbè, e niente, praticamente tua madre mi disse che era rotta la tavoletta ed era rotto il tubo. Perché praticamente il suo bagno si allagava sempre. Cioè c'era il tappeto che ogni volta che ci passavi sopra faceva... pure se nessuno si faceva la doccia. E abbiamo capito che ogni volta che tiravi lo sciacquone perdeva dal tubo. Che già era rotto dall'inizio pure quello. Cioè da dire che ci hanno lasciato una casa veramente in condizioni disastrose. Tipo prese tutte completamente rotte, luci del bagno che non si accendono. Tuttora lo sono. Tuttora serrande. E non vengono poi, quello è il bello. Vabbè, c'è una scusa da quarantena. Però i soldi io ho, capito? Là va bene, scusa, non regge, capito? No, più che altro, cioè, io ho mandato, ripeto, al proprietario video della, ma subito poi, cioè, video del tubo del cesso rotto, video della seranda rotta, e non mi ha cagato. Cioè, è da dire per correttezza che molti video e foto che noi gli abbiamo inviato sono stati fatti tipo ancora prima di entrare in casa, quindi neanche a dire che uno può dire guarda l'hai rotta te, oppure non è nostra responsabilità. Cioè se tu mi lasci una casa e c'è comunque un problema che comporta comunque il film horror, mazza, ma che è un film dell'anni 30? Oddio, veramente alla Murnau. Tutto questo io mi metto nei panni della gente che durante questo livello diceva mamma mia un altro spavento, ma magari gli casca l'asciugamagnino. Ti immagini quanti? Magari. Effetti. Come magari? Come stavamo messi in quarantena. Ragazzi siete qui? Dici che alzi il tavolo senza mani. Lasciamo stare. Guarda che inquadratura. Incliniamo il tavolo senza mani. Guarda che inquadratura, tiè. Che poi si reggono perfettamente, sedette in alto, cioè, pure con l'asciugamano tutto perfetto, tutto a gravità. Ma che ti è fatto venire in mente una cosa troppo cringe? Ho scoperto sei l'altro giorno. Sul videogioco. Mai, lo sai che è una cosa che è una cosa proprio che a me non mi accida inimamente. E appunto volevo entrare in questo. Ma scusa, ma allora volevo elencarvi. Ma che era quel gioco? Volevo raccontarvi questa cosa. Ma quel hanno gioco detto di l'altro giorno. Spero che stavi a sentire prima, zio. Che? Ok, se volevate spaventarmi, sono stupido. Ci siete riusciti? Voglio raccontarvi sta cosa. Ma no, qui è sta ragazza youtuber, Gianlu. Ma non è vero, stava a giocare GTA prima. Tutto in camera tua. Ma stava a giocare a GTA, che dici? E di chi era quella voce? Ma c'ho le cuffie io, scemo, dai. In quel momento no, zi. Sempre tenute le cuffie. E poi forse tu non sentivi i rumori che facevi. Dai che poi c'è chi ci crede. Chi ci crede. Io a un certo punto ho sentito un tap tap. Poi fa un po' tap. Stava ballando tip tap. Stava ballando nella camera. Comunque stamattina una cosa scandalosa. No, credo. Non dirò né il nome né indizi, perché visto che il server è quello che è, poi magari ci girano voci strane. Non vorrei scammare nessuno. Non serve dire chi dove lavora, eccetera. Beh, oh. Comunque ho saputo da fonti certe, perché sono stati sentiti, che c'è gente che nel server GTA dove stiamo noi fanno sesso. Vabbè, fanno bene. Ma tu dimmi come fai a far sesso su GTA Roleplay. A me questa cosa mi ha tipo fatto riflettere. Ho detto ma come cavolo fate? Cioè, io già ci posso stare al fatto che molti magari si fidanzano nel gioco perché roleplay ci può stanno. Io pensavo che grazie al gioco. No, sesso nel gioco, sì, ma non è da ban. Cioè, ti giuro, almeno. Ma mica in live, in privato, no? Ma cioè, io già ci posso stare che si fidanzano in roleplay. Comunque, vabbè, metti pure che la città è piena di insel. Infatti, le donne poverine sono sempre circondate. Ci posso stare tutto. Che sfigati, ma mi è presa una cosa, tipo, ma come cazzo fanno? Beh, fanno pilipu pilipu ai loro genitori. Fate quello che volete, però io parlo per me. Cioè, mi passava proprio per la testa che mi domandavo, innanzitutto, cosa fanno? E poi, ma come cazzo fanno pilipu? Sembra la puntata di Black Mirror. Quella dove scopano dentro, dove scopano tipo Tekken, bellissimo. Fanno pilipo. Voi che cosa pensate del sesso roleplay? Aspetta che qua c'è. Aspetta, qua è importante. Mi stai cercando? Ma in realtà no. Top Sozzi. Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Samantha. Potrai vedere soltanto quello che vorrò io.
e ho parecchio da mostrarti. Ma quale adattatore? È una parafilia. Quale adattatore, porca puttana, può scrivere inutile che mi stai cercando con lo sguardo? Ma basta scrivere ma dove guardi, una cosa del genere, qualcosa che gli esseri umani in Italia dicono. Mamma mia, incompetenti. Apri gli occhi. Queste cose vanno incazzate. Guarda lì che citazione bellissima. È davvero a Emily di Lorra. Lo trovi? Sì, e quale telecamera l'ha inquadrata? Vabbè, lasciamo per... Una splendida ragazza che fa immagine. Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Mostri queste cose. Perché stai guardando? Poi il bello è che la telecamera, sì, è come la telecamera, no, di Johnny. No, che cosa hai fatto? Oh. Ora ti darò 10 secondi. 9. 8. No, ha scammato il 10. 7. No! No! Oh! Scappa, sì. Lanciagli il vaso. Oh, scappa! Bravo, Dubbi, bravo! Scappa! Oh, scappa. Non ha senso. Sì, ma che gli fai? Vabbè, ok. Beh, magari ho gambo. Che ha detto, porca Madonna, che ha detto? Ti giuro, tipo intrasentito. Porca Madonna. Occhio, sì, occhio. No, io scappo. No, e salta. Che te nascondi, sì. Sotto al letto, ma è proprio la cosa più deficiente della classe. Cioè, sotto al letto, lo vedi, c'è solo quello nella stanza. Meno male. Vai. Triangolo, no, col piedino. Hai visto i piedini? Il prossimo lo vai tu. Avete visto i piedini? Avete visto? Sì, ho visto solo quelli fino adesso. Occhio, sì. Filippo. Scappa. Ma che me nascondo? Ma che nascondi? Questo è pazzo. Gli horror ci insegnano. Ma perché cammina zoppo, pur essendo... Vabbè, perché deambula in quella maniera? Perché sì, deambula. Porca madosca. Tutto quanto ingiacomito. Ma non capisco perché. Che cazzo fa? Ma perché fa? Ma è stupido. C'era la maniglia. Ma poi in quell'inquadratura è fatta malissimo. Cioè, gli sarebbe caduto addosso. Sì, appunto. Ma che è questo scambio? Oh, incredibile. Ma salutissimo lui. Mazza. Via. Bravo, Simone. Ora ho capito perché si chiama così questo gioco. Ecco. Era fatta malissimo l'inquadratura. Adesso mi è molto chiaro perché si chiama così questo gioco. Sì. Perché? Che down. Comunque, ho constatato che ha lo smalto sui piedi. Questa cosa mi fa schifo. Cioè, questa ha corso, si è sbisacciata, si smalto è frullata da una parete all'altra. Non gli si è scosso di un attimo l'asciugamanino. No, sono d'accordo con te, meglio senza smalto. No, al massimo dire, no? Uno smaltino nero. Giallo, ma noi stiamo parlando di smalto sui piedi. Ma noi che cazzo ci frega? No, è vero, anche io avrei detto il nero. Il nero è l'unico che si salva. Il nero è questa, figo. C'è rosso, la blu. Rosso è blu. Proprio malato. Comunque. Rosso e blu cringe. Però comunque nero non è male, ma meglio senza, no, perché devo sentire proprio quel piede lercio originario. Proprio di caciocavallo, cioè, con disci insalate. Bravo, proprio capito. Senza nessun tipo di artifizio. Oh, cazzo. Che schifo. Vabbè, sì. Cioè, ho detto niente. Se ti dicesse pure cosa, è schifo. Ma tipo i porno su come sono segato ultimamente sono grevissimi. Non potrò mai confessarlo. Vieni qui. Appoggia, non si come ho fatto. Vieni qui. No! Ce l'ho io appoggiato, siccome me l'altro l'ho messo sul tavolo. Olè. No! No! Intanto ormai era no, avviato. No, sì. Ma chi l'ha? Adesso tocca a me. Sì. Scam. Adesso tocca al boss. Dove vai? Era proprio da... No! È stato eccitato, no? Si è rimodernato tutto. La tua partita sta andando alla grande. La tua partita, cioè, sta andando alla grande, sono morti tutti. La fatica fatta. Che fa, sfotte? Esplorando la fonte delle tue paure. E tu l'hai usata per far del male. Per del male. La tua paura opprimente. Ma era tutto pieno di roba sporca l'altra volta, l'hai tutti i cadaveri. T'ho detto, mo si è riaggiustato. Disperatamente volevi tormentare. Ne è valsa la pena. Ma che? Fallo vedere. Odio i grassi! Quanto mi stanno sul... Greve! È andato pure da lui, sì.
Sembra di Mario. Fermati, non puoi farlo! Che cosa ho fatto? Di cosa stai parlando? Oh mio Dio, dobbiamo andarci. Lo psichiatra vi ha sentito parlare di piedi. La prima cosa che ho chiesto è stato eccitante, vero? Dobbiamo chiedere aiuto. Ehi. Beh, ragazzi, il mio amore per i piedi, il mio fetichismo per i piedi è collegato all'infanzia, l'ho già raccontato. Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sam chissà dov'è. Credo che sia alla bagna. Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo! Ehi, guarda! Torre antincendio! Ah! Matt, che cos'è? Non lo so. Cioè? Da tutti i corruzzi. Ragazzi, qui sono un cervo così infervorato. Rimprovera. No, calma, ci vuole calma, è sangue freddo. I cervi sono animali buoni, le alci, ma che so queste alci. No, Matt, sì, esatto. Che devo fare? Devi andare verso gli alci. Cammino? Piano? Senti, in quel totem, questo qua cade di sotto e sbatte la testa. Quindi qua ci vuole attenzione, mio piano, caro piano, mappa. Piano, sì, piano. Piano. Potresti uccidere. Non mi distrarre, sì, piano. Ci vuole calma, Marra, calma. Silenzio, piano. Calma, Marra. Marra, vai piano, Marra. Piano. Mava, calma. Specto patronum. No, Mava. Expectro patronum. Che devo fare? No! Non lo uccido. Cammina piano. Poi che fanno? Mi ammazzo una che mi dice bene, gli altri mi caricano. Non ha senso. Mi sono dato il microfono sul naso con il pizzico. Mi fa malissimo. Aia, porca madonna. Ma perché l'hai fatto, Mava? Indovina. Autolesionismo. Ok. Va, siamo salvi, dai. Mo sto interpretando lei. Libertà di interpretare personaggi. Siamo in democrazia. Ma magari se non mi fumerò più in faccia, però scialla comunque. Se riusciamo a parlare con qualcuno alla radio, no, basta che non mi metti il fumo proprio. Ce la faremo! Questa era una top scelta senza senso. Combattere contro 100 alci. È meglio restare qui. Invece nascondersi sotto al letto. Ricevere altri messaggi via radio. Facciamo funzionare la radio. Toccato alla sta radio, però Simone non ha capito la sua stessa battuta. Quale battuta? Dio, oh mio Dio, non riesco a vedere. Che cos'è quello? Una luce di sicurezza attivata dal movimento, credo. E quindi? Specchio riflesso, ma dove lo metto? Fe, stia fermo, glielo metto. Raga, scusate che questo è un momento complesso. Devo capire da dove viene questa luce. Da dove viene questa luce? Allora, la serie TV di Refn, la voglio vedere, ragazzi. Com'era? Too old to die young? La voglio vedere. La vedrò insieme a Simone Santoro. Incredibile. Vero, Simo? Certo. Occhio che non c'ha la maschera. Non metto lo specchio. No, dico, non mettete la cosa a specchio. Vabbè, saliamo su sta scala. Una cosa a specchio. Hai detto che volevi mettere la telecamera per lui? No, okay, no, ci ho capito un cazzo. Do dubbi il tuo gioco preferito per PS4? Dark Souls 3. Come fai a giocare e leggere contemporaneamente? Ragazzi, beh, è un gioco così impegnativo questo. Si chiama di gameplay. Si chiama essere intelligenti. Assolutamente. Non è male. Occhio ai fili, sì, che là ogni volta. Sì, no, il film preferito. Il film con il quale mi sono ossessionato di più in tutta la mia vita è Shining. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il tuo. No, tuo. Perché ho detto Shining? No, che ne so, così. L'ho detto. Perché? Eternal Shining. Sì.
Eccomi, eccomi, faccio tipo Jalappas. Top esperto perché di Shining, perché ha così top tante Jalappas. Chiavi di lettura e interpretazioni che è democratico. È come guardare. Era verso l'alto, ma qui. Era chiaramente. Vabbè. Hai letto nei commenti? Dovremmo portare coso, come si chiama? Become Human. Sì. Detroit. Uno ha scritto, vedendo Dutubi come ha giocato Resident Evil 3, è un miracolo che abbia finito Dark Souls. Greve, l'insulto. Brutta testina di cazzo. Io sono un pro a Dark Souls. E pure a Resident Evil lo eri, però. Ma non sono un bravo. No, gli shooter non mi sono mai piaciuti gli shooter. Io sono un bravo platformer. Oh, oh. Platformist. Questa è la sorella. Chissà dove sei. Scomparsa, hai visto questa persona? Anna Washington. Anna Washington è stata vista l'ultima volta nei pressi della baita da sci di Blackwood Pines, Alberta. Alberta. Tra l'1:30 e le 2:30 del 2 febbraio 2014. Alberta. Alberta, sì. Alberta, America. Improbabile stato di agitazione. Indumenti segni particolari, indossava un top nero, jeans scuri e stivali di cuoio marrone, non indossava una giacca, porta gli occhiali e un tatuaggio sulla spalla destra, altezza 1,72, per ok, vabbè, tanto non è morta. Ti piaccia perché non li sai ma giocare, come missing, no. Ma non è quella che è morta sbattendo sì, la testa, appunto. Quindi non hanno trovato il cadavere? No. Sì, è lei? No, non hanno mai trovato il cadavere. Ah, greve. Che è sta roba, una stampante? Ok, niente corrente, non me ne sarei mai accorto prima. Non trovo il minimo appeal negli sparatutto. Non mi piacciono, non è che non li so giocare, non mi hanno mai attirato, di conseguenza non ci ho mai giocato, di conseguenza non sono capace. Però alla base c'è il mio non piacermi, il fatto che non mi piacciono. Che dicevi, Giallù? Vai indietro, no, e porco Dio, marra, mi devi dare ascolto. Vabbè, non lo faccio. Tu torna indietro, fai il giro. È greve, quello è scomparso. E beh, è tutto partito da lì. Seguiro me l'hanno consigliato. Che devo fare, Simo? Cerca la pistola, Mauro. Ecco. Zelda, ne parlano tutti bene. Io non ho mai giocato a Zelda. Io ho giocato al Game Boy Color a Zelda. Bellissimo. No, intanto quello nuovo. L'ultimo, anzi, scusatemi. Niente male. Io vorrei tornare nel 1900, non mi ricordo. Io la darei. Tieni. A Matt. Dici, no, più bravo. Il Totem diceva di dare. Lei è una donna, in effetti. Uncharted, regà, ci ho giocato a tutti ed è stupendo. Non so se te l'hai mai giocato, Simo, gli Uncharted. Sì. Bellissimi. Era abbastanza bravo pure online, specie sul 2. Era molto forte sul 2. In effetti. Non mi sembrava una mossa. Zelda, io vorrei tornare negli anni 90 per giocare Ocarina of Time per la prima volta, quando ancora era una cosa nuova. Posso dire una cosa? Sta cosa è comunque una grande stronzata. Sta cosa che dicono tutti. Vorrei cancellarmi la memoria per rivedere quel film, ma non ha senso. È una frase proprio completamente senza senso. Ma che cosa non ho detto ciò? No, ma in generale dico le persone che lo dicono, no? Vorrei cancellarmi la memoria per poter rivedere Shining la prima volta. È una cazzata, raga. Non ha senso. Oh oh, non ho detto ciò. No, ma non stavo dicendo a te. Ah, oh, sì, cazzo, ecco. Io vorrei proprio tornare negli anni 90. Kingdom Hearts si potrebbe portare pure. Top giochi Kingdom Hearts. Perché non ha senso? Perché se cancelli le emozioni non stai rivivendo quelle emozioni, dato che non hai contezza di quelle passate. Le hai già vissute una volta, le vivresti nuovamente una prima volta. Quindi non ha senso. Non avresti il ricordo della volta precedente. Certo. È una cosa insensata. Però vabbè, è per dire che ora non hai più emozioni nel rivederlo, nel vedere certo. Qualcosa. Però è come che dice no, avrei fatto un'altra scelta a posteriori, non ha senso, hai fatto quella. La tua scomparsa, Beth. Io ricordo... Rifarei tutto, zio. Mi ricordo quando mio zio mi regalò la PlayStation 1, che era già uscita la 2. Ma qua che devo fare? Devo ricalarmi, vero? Tanto ho tirato la corrente. Devi calarti. Devi contattare in aiuto. Che senso? Che te devi drogare? Ma... qua era la cosa. Ma dicevi, Simo? Ecco. Ricordo quando mio zio mi regalò la PlayStation 1 e era appena uscita la 2, lui se la comprò, quindi non aveva più senso per lui tenere la 1 e me la diede la sua 1. Mi misi tipo a saltare sul letto dalla gioia. Non sono mai stato più così contento in tutta la mia vita. Marra, devi copiare il diorama che vedi lì.
Il diorama? No, non è un diorama. Lo vedi cosa fa il joystick? Ma perché bestemmi così senza motivo? Non è un diorama, ovviamente. No, ora è giusto, Mau. Continua, Mau. Diorana. Ancora? Ah, no, no. Vabbè. Basta. Il diorama. Ho chiamato, no? Pronto? Può rispondere lui, guarda, può rispondere lui, eh. Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci serve aiuto. Passo, passo. Merda. Pronto? Oh mio Dio. Pronto? Grazie a Dio, ci serve guardia aiuto, Parchi, presto. Pronto? State cercando di contattarci. Servizio guardia parchi della contea di Miami. Ma questo è Shining, oh, sì. Servizio guardia parchi, no? Sono tutte citazioni. Sì, ma è tutto, cioè, non c'è da 50 volte Shining. Tu rubi perché non fai una rubrica in cui parli di musica? Perché non ho idee ordinate sulla musica. Ci serve aiuto, presto! Non penso di avere il bagaglio culturale necessario di avere la presunzione di insegnare qualcosa a qualcuno. Aiuto, Dio, aiutate! Ci siamo bloccati nella baita sulla Blackwood Mountain e c'è un killer! Ha già ucciso uno dei nostri amici! Oddio, no, ancora non vi ho prego, finito Kingdom Hearts 3, quindi DLC ancora non l'ho giocato. Non era un dissing a me. Perché dovrebbe essere un dissing? Non lo era. Oddio, per favore! Mio Dio, moriremo tutti qui se non verrete subito ad aiutarci! C'è un maniaco, lo capite? Io non leggo bene la chat, ragazzi, sto un po' lontanuccio. Morrivo al maniaco. Se scrivessi su Insta mi risponderesti. Se hai qualcosa di interessante da dire. Ha attivato il sensore di movimento. Probabilmente no. Probabilmente comunque no. Se uno non ha l'incentivo che deve trovare da scopare, non Instagram diventa improvviso. Quando verrete? Se siete prendi vi risponderà poi. Neanche ormai. Quindi niente. È proprio zero. Dovete aver verificato. Attenzione, attenzione! Il fagocio, aspetta, il però c'ha una pistola. C'ha una pistola per lanciare i segnali. Se gli spara in faccia, qualcosa fa. Sì. Questo bruci. Beh, porca puttana, ti sparo un razzo, diciamo, in faccia. Che, ecco, rispondo alle mail o su Instagram solo se nel mio rispondere. Cioè, che cazzo era? Solo se nel mio rispondere si instaura una catena di azioni che apporteranno una crescita in positivo del mio conto in banca. Se vedo una prospettiva di guadagno monetario, rispondo. Oh merda. Oh merda. Siamo fottuti. Minchia, ha tagliato un filo. Puttana. Cioè, ha tagliato un filo. Ha creato sta cosa. Non è possibile. Ha tagliato il filo. Ma non è possibile. Dai, ma ha tagliato un filo. Come cazzo fai a far crollare tutto? Bella però, bella sta inquadratura. Marra! E un attimo. Ah, raga, dai. Ma l'ho salvato. Ha schivato quella roba. Tipo il cavaliere oscuro, pare. Joker. Che puttana! Lasciami andare! No, o Spider-Man pure, no. Mary Jane. Io sarei... Bello, però. Un secondo. Bello, sì. A parte queste goccioline cringe sulla macchina da presa, fatta malissimo là a sinistra. Rovina un po' di tutto. Non è che sono un esporto capitalista. Penso di essere ormai in una fase della mia vita dove ho smesso di cazzeggiare. Più o meno così sul terrazzo stavo. Però non c'era il fuoco e questa roba nel vuoto. Il che è ironico che lo dica mentre stiamo giocando ad Until Dawn. Stiamo giocando, stiamo guadagnando in realtà. Sì, infatti sì, cioè non è una perdita di tempo questa. No. Comunque hai pure smesso di giocare ai videogiochi praticamente. Oddio, non ci giochi quasi mai. Ho cominciato per puro arrivo. Diletto, ma solo perché me l'ha detto lo psicologo. Devi fare cose, ci giochi poco comunque. Sì, sì, detto, tu devi ritagliarti dei piccoli non spazi. Sei un idiota, tirami via da qui. Sospettoso, no, falla dai, morire. Su, ma muove una scopata, la faccio morire, dai. Per due corna, ragazzi. Non è geloso, madonna, ragazzi. Ha abbracciato un altro, mori. Sì, sì. Gianluca Dubbio, falla morire. Sì, sì. Ma se tu vedessi vabbè, tipo ma io so il diavoletto sulla spalla. Se tu vedessi tipo hanno abbracciato tutto uno. Tutto il tempo necessario, uno. Tanto non vado da nessuna parte. Però pure questa sta sarene difficile. Divento Edward, ma anni di lame, no? Mani di forbice.
Oh, e dai. Edward, ce la puoi fare, Marra, ce la Anita fare. Accetta, divento. Cercherò di raggiungerti e di tirarti su. Ora, se non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta. Vabbè, sì, però non è che mo non esagerà, cioè sto cercando di aiutarti, non è che mi posso teletrasportare. Salvo o salta al sicuro. Ciao. Salta al sicuro. Beh, no! Beh, tra le due cose. Non è no, che ma non posso fare l'eroe. Bravo, bravo, fino mamma. A allora, ragazzi, ha fatto bene. Ragazzi, fatto dovete ricordarvi Spider-Man 1, quando il Goblin gli dà una scelta, o salvi i bambini o salvi Mary Jane. In realtà li salvo tutti e due, però. O salvi, la Troia, o ciao, salvi ciao, il culo. No! Ma sicuro morivamo tutti e due, sì, morivamo tutti e due. Dai, è la scelta più nel giusta. Nel totem c'eri tu che cadevi. Appunto. E morivi. Quindi la scelta più giusta. Quindi pure io avrei fatto questa scelta. Per forza, scelta. Dai, non c'ha senso. Ma che so. Bravo Mava. Che so, Capitan America che salva lei con un braccio e salta con l'altro. Bravo Mava. Che ne pensi della scena in Spider-Man, no, di Amazing Spider-Man 2? Quale? Cringe. La scena finale analoga. Quando muore lei. Di salve. Grazie Flame. Vabbè, l'ho visto Spider-Man 2, sì, quello di Electro. Neanch'io. Era il 2. Sì. Spider-Man 2 Amazing. Di Amazing Spider-Man 2. E non mi ricordo, era una merda quel film. Muore Electro. Muore ah, cosa? Sì, Emily, che poi Emma Stone e il padre è la guardia. Penso che è una merda quel film. Cioè, Electro è ridicolo. Cattivo, ridicolo. Storia d'amore non era male. Cosa sta succedendo? Tra Emma Stone e Garfield. C'avano un buon feeling. Infatti, boh, però non ha senso tutto il film. Cioè, punta sul discorso della responsabilità di Spider-Man nei confronti degli altri. Lui se ne fotte, la fa morire per egoismo. Chris, non mi piace proprio. Quello che è successo. Poi brutta a livello registico. A tu dubbi, lo psicologo stavo dicendo. Mi ha detto che è salutare ritagliarsi dei momenti in cui scegli di oziare, però deve essere una tua scelta, non una tua schiavitù. Devi giusto. In quel momento dice vabbè, mo mi ritaglio questa oretta, due orette a fine giornata a livello ludico, dove hai fatto quello che dovevi fare, giusto, ti guardi una serie, certo, guardi un se film. Poi diventi imperdigiono che fai solo quello, esatto, però se esatto. Lo fai consciamente, giusto, sì sì. No, e poi ottieni l'effetto contrario e vai in burnout, non hai più cose dove stai tu da solo a divertirti, a fare cose che ti piacciono. Però se diventa solo quello sei un coglione. Tanigrisci in ogni estremo, diciamo. Sì. E poi che volevo dirvi? Poi c'era anche quella roba cringe con Goblin tutto malato sul letto, no? C'era Norman Osborn, bruttissimo, tipo alienoide. Veramente un brutto film. Homecoming è divertente, abbastanza divertente, ma è un film per ragazzini. Però non è malaccio. C'è un Michael Keaton molto interessante nel ruolo dell'avvoltoio. Porco Dio, so 20 volte che guardate sta foto. Comunque sarà per valore affettivo, ma pure per me rimangono lì feriti la vecchia. Al di là ero piccolo, mi sono visto i DVD all'epoca 3 miliardi di volte. A parte effettivo, sì, a parte il discorso affettivo, se tu lo rivedi oggi, quelli sono ancora dei capolavori, non sono invecchiati di un giorno. Sono bellissimi. Sto però devo dire un po' deluso da Venom, l'avrei fatto più Venom del 13. Sì, l'avrei fatto diverso, l'avrei fatto non dico come i fumetti, ma almeno la pensata che hanno avuto sai qual è stato Venom, no? con la fisicità, col fatto del simbionte fatto in una determinata quello, cioè quello era uno Spider-Man che ha la faccia agli denti praticamente, sì. Non era un Venom, cioè, quello sembra era un po' cringe quel Venom lì. Ipotermia. Pure quello sembra abbastanza strano. Il film di Venom, per esempio, mi ha fatto cagare al di là, del film. Ti dico il dettaglio che mi ha fatto cagare di più. Oh, che siete. Venom non può esistere senza Spider-Man. Sì. Quella è la cosa proprio più che altro esiste il simbionte, tutto. Ma non può essere con quelle fattezze. Perché pure gli occhi, certo, derivano dalla maschera di Spider-Man. Ovvio. Gli hanno tolto solo il cazzo di logone, sì, qua a ragno, che gli va tutto quanto indietro così. Sì, sì. E per forza io levi, no? Che fai, io, certo, lasci. No, no, però proprio le fattezze, come detto, certo, di quelle là del simbionte può esistere, ma non può essere così. No, il fatto di Venom e Spider-Man 3 di Raimi, Gianluca, sai qual è fu il problema? Che Raimi voleva fare due film in realtà. Invece la produzione gli disse: no, fai un film solo, il terzo, e mettici tutti i cattivi. E ci mise Venom, ovviamente confinato alla fine, l'uomo sabbia Goblin e Junior, esatto, come cazzo si chiamava. E Goblin, sì, del figlio di Osborn figlio. E quindi è diventato un po' un casino.
comunque rimane un buon film, migliore di tutti gli altri Spider-Man fatti dopo, secondo me. Però ovviamente c'era troppa roba. Però sì, lo sai che c'è, che c'ha dei momenti di cinema. I due sì, però il terzo è un po', è un po' una caciara, sono d'accordo, però c'ha dei momenti di cinema troppo belli, sì. Cioè il personaggio dell'uomo sabbia è incredibile. È bello come hanno fatto. Ma il film è una merda. È un po'... Non è che è una merda. Non è i livelli del 2 e dell'1. La verità è che... Il migliore secondo me è il 2. Allora, l'1 era bellissimo. Era bellissimo, però non ha avuto totale controllo a Rimi, perché comunque era una scommessa, c'erano tanti soldi, però è bellissimo. Rivedo la foto. Questa è un'altra. Comunque l'abbiamo già vista, sicuro. Anche lui è il fratello delle due morte. Il primo è bellissimo. Il secondo... Raimi fece un botto clamoroso col primo in senso positivo, cioè incassò tantissimo. Il secondo sì, ebbe mano libera, e infatti il secondo è il film dei supereroi più bello mai fatto, breve, con Octopus meraviglioso, Alfred Molina, però, per me sì, insieme a Batman 2 di Burton, addirittura per me sì, per il mio gusto, non è vabbè, che certo, molto certo. Bello pure i Guardiani della Galassia. Io se dovrei fare una top 3, nel 3 c'è sta scena del Tobey Maguire, c'è sta scena Tobey Maguire, ma che è una merda, ma quello è tipico di Raimi, però capito, è nello stile di Raimi grottesco, ma per Parker che diventa tipo emo di merda, però quella scena a me piace, a me fa ride, guarda che l'umorismo tipico di Raimi, insomma, fa cagare. Tu l'hai visto, no, l'Arma delle Tenebre? Oddio, ho visto, sì, ce l'ha quelle cose lui, se tu ci fai caso. La casa 1 era un po' più serioso. Il 3 praticamente c'è, cioè, sta lui con Mary Jane, c'hanno problemi di coppia, ma che palle. Che non palle. Non è male. Aspetta, quella cosa pure, Hai visto anche tu? Comunque sì, non è un grande film, quello, però Chris, ripeto, cosa sarebbe quello? Il 2 è perfetto. Il 2 è un capolavoro. Sembrava immenso. Una figura trasparente come un fantasma. Comunque Top Skin, cioè le ragazze hanno tutte lo stesso fisico, lo stesso culo, sono tutte uguali. Ragazzi, seguite la storia, avete ragione, stiamo seguendo. L'inferno qui stanotte, ok? La tua mente è a pezzi. Vero, mia non mente una grassa. È a pezzi. Non mi fido neanche di quello la che vedo mia io. Mente è a pezzi. Ma che è, papà, vuoi dirla? Oh, io non so. No, l'ho visto e ne sono la certa, Chris. Pezzi. È lui. Va bene, forse... Sì. Pace e bene. Forse hai visto qualcosa. Vabbè, ma cerchiamo di quindi calmarci. Sei visto un fantasma. Secondo te stiamo impazzendo. Sam può essere soltanto qui, Ash. Cioè, solo questo fa il sorpreso quando ha appena segato un suo amico. Se Sam fosse nei guai, se ne servisse aiuto. Oddio. Mi sembra una cosa così assurda, credere in fantasma quando hai segato un tuo amico per colpa di un folle manipolatore. Che non è Croa. Che c'entra Croa? Top manipolatore. Dicono così? Un meme della sua chat. Sta un video ricaricato da... dal suo Febuter che si chiama tipo Marco manipola e mangia le sue due attività principali. Pure, tipo, però il fratello Ciccio porta la pizza in camera, lui va di là, ruba un pezzo, poi sposta i pezzi in modo che sembra che non l'ha mangiato. Ma troppo di tutto a posto. mi sono sentito male, che spostava tutti i pezzetti, poi dopo poi Ciccio mi mette i pezzi a posto. Manca un pezzo. È una gag. Sì, però faceva ridere. Casa Pianello, però. Sì, Casa Pianello. Sono forti, però. Sì. Sono due grandi. Ma che è sto rumore, raga? Oh! Dai. Questo è tipo. Questa volta no, devo questo essere sincero. Questo è tipo l'ingresso di casa nostra. Con il materasso. Con il materasso buttato dai travi. È identico, ragazzi. Non sto scherzando. Non potete capire in chat, ma è identico. Sì, noi c'abbiamo dopo ve lo facciamo nell'ingresso. Dopo ve lo facciamo. Dopo ve lo facciamo vedere nelle storie. Minchia, non mi sto mettendo io paura. Oh, vabbè, dai, per cortesia. Cavallino. Seguite Cerbero Podcast Real su Instagram. Dopo ve lo facciamo vedere. Voglio dire, non lo so. Oddio, perché qui è tutto quanto così orribile? Parte che sbattono, candele che si accendono da sole. Sa quanto parlo. Ma che era sta voce? Ma l'hai sentito? Vedere cosa sta accadendo davvero? Non l'hanno sentito loro, cazzo. Immagino le cose. Ho visto cose anch'io. Ho visto cosa è successo a Giorgio Capanna. Sta accadendo davvero. Ha cambiato voce, è diventato un filippino, ma perché? Lo so. Il mio momento di The Office, quello più famoso, ragazzi, quello del...
dell'incendio. Se c'è davvero un pazzo qui, potrebbe essere morta anche lei. Non dirlo nemmeno, ti prego. Amityville Horror. L'avete visto voi? Amityville. L'avete visto? Avete visto Amityville Horror? No. Il marito se viene impossessato. Ma forse hai visto il remake tu? Io parlavo del primo. No, io so, ho visto sì, l'ho visto il remake. De Gannoel il primo? Te lo dico subito. Non mi ricordo, anni più o meno 90, forse anni allora, 90. E allora no, io ho visto il secondo, che è il remake? Sì, l'hanno fatti 2000. C'è pure una serie TV, se non sbaglio. Ho visto la gatto, recita la barba, il padre, diciamo. 79, mazza, anni 80. La barba un po'. Ah, è vero, mi sa che anni 80. Incredibile. Mi sa che anni 80. Non so se è il primo o il secondo. Mi sa che anni 80. Comunque, ragazzi, in chat sto rivedendo Community. È una serie perfetta. Mamma mia. La vidi la prima volta da adolescente, diciamo, a 20 anni. Qua ci sei già andato o no? No, qua no. La sto riscoprendo ora, che ho più consapevolezza di ciò che voleva fare. 1984, ok. Mamma mia, bellissimo. Ma in lingua originale, Simone. Beh, tipo ci mandano città. Qualcuno di voi ci ha taggato in una storia con How I Met Your Mother in italiano, con Barney che c'ha la voce di Vegeta. Infatti tipo, non l'ho, l'ho ricondivisa, no? Ma raga, siete imbarazzanti. E poi un altro ci ha taggato in BoJack in italiano, che sicuramente è meglio di mettere ormai in italiano. Sai qual è il fatto? Che finché sono serie animate, a parte quello che mi hai detto tu, cioè Rick e Morty, che c'era quel doppiaggio particolare, finché sono serie animate, tanto tanto. No, secondo me solo serie animate. Rick e Morty non è doppiato molto bene, io ho visto in lingua sì, non con doppiaggi lingua particolari, sì. Ah, cioè allora, doppiato, cioè tipo se ti vedi Griffin doppiati, pure meglio forse. No. Io francamente non sono un fan della lingua originale, perché non conosco l'inglese, perché mi The Ring. Ah, io per i film sì, perché no. E che mi distrae un po' troppo leggere i sottotitoli. Io preferisco vederli in lingua originale dopo che l'ho già visto solo su determinati film. Io per esempio quelli Marvel li ho rivisti in lingua originale, per favore. Ma sono gli unici dove non serve un cazzo di film. No, scusate, mi senti la recitazione. Hai visto il gioco, raga? Comunque non faceva pure, qui non siamo saltati. No, l'hanno visto tutti. Non è così, perché alcuni di Gabri, esistono, ok? Mi seleziono. Infatti io sulle serie animate dico sti cazzi, perché a me interessa la recitazione reale dell'attore, quindi lì me le vedo. Le serie me le vedo originali. Tipo me sto a vedere Tiger. Ma che è sta cosa? Oh? Tipo me sto a vedere Tiger King, ovviamente non lo puoi vedere doppiato. Cosa? Devi andare lì. Ma dove? Lì dritto. Ma te non perché ah, no, no. È buon in attimo. Ti disturba leggerli degli sottotitoli. Ma Gianlu, ma che è? Quello è un documentario, quindi. Wow! Ah, non era molto Quello è un documentario, okay. Quindi no. Però t'abitui in realtà. T'abitui. Ah, ecco qui. Ma non fa paura. Non fa paura. Ma è una donna in vestaglia, cioè che guarda là, Chris, non dirmi che non l'hai visto. Lo vedi? Lo vedi? Io non so. Sta un po' modificato. Chris, ma dove va? Ci sta mostrando la via. È scemo. Sta mostrando la via? Cazzo, è Cristo. È Gesù. Mostrami la via. Showing us the way. E allora, lui toppe un pavido. La lingua fa intrinsecamente parte dello humor. Quindi, appunto, il linguaggio viene storpiato con l'adattamento. Guarda, Chris. E si vede sono dalle finestre. Si vede cosa? Minimobili? No. È come una scena, con bambole e tutto. Sono profondamente convinto che guardare un film o una serie in lingue diverse significa che stai guardando un'altra forma d'arte. Un altro prodotto stai guardando. Questa chiavetta. Se io ho guardato I Met Your Mother in italiano e uno l'ha guardato in finlandese o in inglese, non abbiamo visto lo stesso I Met Your Mother. Oh, merda. Sono d'accordo, ma c'è un'obiezione interessante che mo ti faccio. Oddio. Oddio. È come... Non è come niente, siamo noi. Nascosti ad aspettare Anna, l'anno scorso. Ma è così preciso, io ero seduta lì e là è dove stava Matt. Questo è opera di qualcuno che era lì. O di qualcuno, o qualcosa che ci osservava. Forse è un avvertimento, forse qualcuno l'ha messo qui. Cosa dici tu, Dubbi? C'ha ragione, ragazzi. Voi. Un attimo, pausa, voglio fare solo un discorsino velocissimo. Io non sto dicendo che voi dobbiate guardare le serie in lingua originale. Voi fate il cazzo che vi pare. Io vi sto solo dicendo che a mio avviso, io
non è che so tutte le lingue del mondo, quindi gli anime me li guardo in giapponese e me li godo in giapponese, un film tedesco me lo guardo in tedesco, no, io so l'inglese, ok, lo so benissimo, è una cosa che ho conquistato nella mia vita, non è che ci sono nato, ok, e questo farmi tra virgolette il culo per imparare un'altra lingua mi ha concesso di godere di più di cose che chi non l'ha imparato non avrà mai, e io me lo prendo questo diritto in quanto ho studiato per averlo. Io ad esempio mi sto guardando, esempio, Community in lingua originale, guardarlo in italiano per me sarebbe una bestemmia perché si perde tutto, quindi mi prendo ciò che è mio, godo di più di qualcosa alla faccia di chi non può farlo. È giusto, no. Però c'è un'obiezione. Ce ne saranno miliardi. No, sono perfettamente d'accordo con te. Ovviamente vale solo per le lingue che conosci, quindi certo. Non è un discorso per la lingua originale. No, era per estendere un po' il discorso. È che chiaramente non puoi conoscere tutte le lingue, no? Quindi ad esempio se tu decidi di vedere un film francese, non lo so il francese, lo guardi con i sottotitoli, anche e perché ne godrò di meno di uno che sa il francese e se lo guarda, certo, bellissimo, ovvio. Infatti è chiaro che la versione migliore è sempre quella concepita dall'autore senza sottotitoli, e lo sappiamo. Ovviamente devi scegliere dei compromessi. Ci sono dei casi in cui forse il doppiaggio è il compromesso minore rispetto al sottotitolo. Dipende che tipologia di film è. Perché ad esempio, se tu ci pensi, alcuni registi sono maniacali nella scelta delle singole inquadrature. Se tu aggiungi altro materiale all'interno di quelle inquadrature, come i sottotitoli, comunque ti cambia anche la percezione visiva, perché se tu hai l'attenzione un po' sul sottotitolo, un minimo ce l'hai, anche se poi ti abitui, potresti perderti dei dettagli all'interno dell'inquadratura. Sì. Ad esempio, ecco, Kubrick era uno che era proprio talmente preciso che lavorava anche sulle cose che non entravano in scena, figurati. Sì. Magari quel sottotitolo ti potrebbe rovinare un po' l'armonia dell'inquadratura perfetta, o comunque farti perdere il dettaglio. Infatti Kubrick, sapendo questa cosa, lavorava a stretto contatto anche con le direzioni di doppiaggio estere. Infatti lui si complimentò molto con il doppiaggio di Giannini, di Quello Shining. È perfetto. Esatto, perché lavorarono anche... I doppiaggi, quelli fatti bene, hanno dialoghi umani, non utilizzano espressioni fraseali che nessun italiano ha mai usato nella sua vita, come santo cielo. Non troverai mai in un doppiaggio santo fatto cielo. Bene un santo cielo, cosa sì, abbiamo sì. Qui? Queste puttanate di traduzioni pigre. Ok? Quello che dico io, ovviamente... tu sei più per il cinema, io sono più per le serie, ok? Sì. Le serie fanno affidamento più che alla regia, non tutte, ma principalmente le sitcom e quelle comiche, ai dialoghi, certo. E all'eterno gioco di parole che è il dialogo in una sitcom americana. E lì però a maggior ragione devi conoscere la lingua, perché anche se non la conosci, la guardi con i sottotitoli, magari non capisci lo stesso certi giochi. Ma io tipo a 17 anni, no, a 15 anni, mi ricordo, stavo su, cioè avevo la PSP e mi mettevo Scrubs in inglese e non capivo quasi un cazzo, pur essendo bravo. Mi sono allenato, sono stato autistico, no? Cioè sono stato maniacale. Sì, sì. E sono entrato nella loro ottica, discorso, e ora godo di più. Infatti il discorso che ho fatto sulle inquadrature vale appunto per un certo tipo di film, magari un film che predilige l'immagine rispetto alla sceneggiatura, alla scrittura. Nei film più di scrittura puoi tranquillamente mettere i sottotitoli, tanto il focus non è sull'inquadratura ma è sul contenuto. E aggiungo infine che certi film tu non puoi vederli doppiati per vari motivi. Innanzitutto non puoi vedere un film spagnolo, un film di Almodovar doppiato in italiano, non può esistere, cioè stai vedendo un universo parallelo, sì. Cringe, sì. Uguale un film di Godard, non puoi vedere un film francese, ti proprio perdi tutto il senso di quell'ambientazione, quindi è impossibile, è una storpiatura. Secondo me anche per BoJack ambientato a Hollywood, vederlo in italiano, cringe. Sì. Però alla fine sai che c'è, Hollywood è molto conosciuta da noi, la cultura hollywoodiana, comunque quello è lo stereotipo di un personaggio super nichilista, fallito, che cerca successo, quindi tanto. E vabbè, basta, insomma, il discorso era questo. E ad esempio un film che non si può guardare assolutamente doppiato, l'esempio migliore che mi viene in mente è Bastardi senza gloria di Tarantino. È impossibile, cioè la gente mi dice, cazzo, l'ho visto bellissimo, ma l'hai visto doppiato?
Sì, non hai visto quel film, perché c'è Christoph Waltz che parla tipo quattro lingue diverse e tu non capisci quando passa da una lingua all'altra. C'è una scena. Davvero, addirittura. Eh sì. Sì, 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 infatti stanno sempre non lì, puoi, lì, no, Christoph Waltz è un mostro. Stanno, infatti ha vinto l'Oscar, se non sbaglio pure. Ci stanno i sottotitoli pure in lingua certo. doppiata, appunto per fatte capire quando lui cambia lingua. Infatti quello sì. è uno dei non tanti film che ho visto in lingua originale. Infatti quello che Forza. Io ho detto prima. Ma non lo capisci neanche, c'è una non scena. Non sono un fan della lingua originale perché... come sapete non so l'inglese, però i film io. Oppure i film dove ci stanno degli attori che mi piacciono particolarmente, dove mi concentro appunto sull'interpretazione, che non puoi valutare appieno se non lo vedi in lingua originale, perché togli una cosa fondamentale come la voce e metti che o doppia un altro e mozzi della ma sì, recitazione. Come che dice cosa... grande Heath Ledger in Joker l'ha visto bravo, doppiato un altro che ho visto in lingua originale per non è per lui esempio. Cioè hai visto le movenze esatto. Grazie Fabi. Come stai? Mi ricordo ancora quali sono delle primissime cose che ho visto in lingua originale, sempre con l'avvento dello streaming. Sai quale fu la motivazione per la quale ci sono spinto? Perché non erano ancora stati messi in Italia, e mi ricordo era The Dexter e Fringe. All'epoca che stavano ancora a fare serie di ai tempi dei sì, dei sì, dei era torrent. Appena Ega Video tipo qua roba sì. là proprio parlavamo e volevo dire un'ultima cosa allora. L'unica cosa finisco abbastanza cosa c'è proprio una scena in cui i personaggi fanno finta di essere italiani e parlano un falso italiano tipo Gorlomi ma certo e quindi là se tu l'hai visti parlare in italiano fino a quel momento non capisci la scena certo un'ultima cosa voi normi che avete visto ovviamente ormai in italiano. Non avete visto How I Met Your Mother? Avete visto un aborto. Un aborto. Il camero. Un aborto. Avanti. Soprattutto quella perché è adattata e doppiata di merda. Invitate Maurizio Merluzzo. Verrà blastato. Ma magari viene Maurizio Merluzzo. L'ho pure invitato doveva venire, ma poi è successo sto casino. Va bene. Collegamento. Sì. Continua. Sì, perché no? Greve. Perché avrebbe dovuto fare questo, Chris? Sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti quanti. Verrà a prendervi. Sì. Verrà a prendervi. C'è sta un film che si chiama Dolls. È il diario di Anna. Credo che Joss sta arrivando. Meglio ora che ha lasciato l'ospedale. Volevo leggere io, puttana. L'ho visto oggi. Ho visto oggi. Prima, un paio di mesi prima del cinema industria oltre che arte, quindi l'ho visto oggi e mi anche sembrava in forma, è piuttosto allegro, sì. Parlava come se facesse terapia da un sacco di tempo. Non lo sapevo, mamma e papà non l'hanno mai detto. Cosa? È strano, non conosci neppure tuo fratello. Mi viene da piangere a pensare a quanto debba sentirsi solo. Greve. Vabbè, greve. Ma che scrive in chat, raga? Greta. Woody Allen è meglio doppiato. Allora, Allen dichiarò che con il doppiaggio l'aveva reso più intelligente il doppiatore. Ma Allen non è un attore in realtà, quindi lì ci può anche stare. La forza di Allen sta nei dialoghi brillanti che non sono per forza di natura americana. Ma sta a vedere. Sono anche molto europei. La scrittura di Allen è anche molto europea, quindi la puoi comprendere. Ma lo schermo è molto un bianco potente, non so perché. Ciao. No. Mi sono cagato sotto. Io sto all'altro schermo, regà, senza maschera, che sto fumando. Stava strappato tipo il filo del microfono. Stava strappando. La gente si è creata sotto. Porca madonna. No, allora, questa è la morte del cinema. I jumpscare sono la morte del cinema. Poi quelli messi così che spuntano delle figure allora, che non si sa che so. No, cioè, allora ogni tanto. Un conto è contestualizzato, è il mostro. Bravo. Che sta, ogni tanto il jumpscare ci può stare. Uno intelligente fu in The Conjuring, uno degli ultimi, quello delle battimani. Così era interessante perché ti ha creato la tensione. Oddio, che cazzo è st'armadio? Ok, anche Profondo Rosso col bambolotto. Ok, che però non è propriamente un jumpscare. Non è proprio un genio. Idius e zia, scena quando va, come si chiama, nell'altro mondo lì, che c'è star demone rosso.
che c'è il demone rosso con qua canzoncina sotto. Per me non è un genio, un bravo, qua scena mi sono cagato un bravissimo mestierante, bravo regista, si vede che ama il cinema del passato, soprattutto Argento, ma i geni del cinema horror sono altri per me. Insidious è molto bello, devo dire. Ce l'ha presente qua a scena? Quando sul c'è primo sta è bello, The Conjuring è sopravvalutatissimo. The Conjuring, c'ha delle scene belle, ma è stra sopravvalutato. Io vi consiglio, raga. Idius poi è stato bellissimo pure col 2, come hanno collegato delle cose che si vedevano nel primo, che non sì, ma lui lo fa sempre queste cose, è stato molto bello, lo fa anche con altri registi tipo Annabelle, non l'ha girato lui ma l'ha messo all'interno della storia di Insidious. È un bravo commerciante, anche si sa vendere bene, per carità, infatti ha fatto pure Fast and Furious, cioè è stato affidato a fare Fast and Furious, ma lui è, in realtà è molto commerciale, non nel senso brutto del termine. Io per credo forza di non farcela più. Che Fast and Furious sì, è diventato proprio fantascienza pura. Io volevo solo siamo partiti con le macchine che facevano cose che non potevano fare a uomini bionici. E The Rock che tiene in aereo con una mano, cioè, capito? Sì, mancano gli alieni, cioè. Che dà un cazzotto a uno, l'addossa una parete, che lancia i cristiani come fossero pacchetti di patatine. Ha fatto Aquaman, che fa schifo al cazzo. Aquaman fa veramente schifo al cazzo anche quello. Ridicolo. Aquaman, anzi, l'hanno aggiustato, perché se tu te vai a vedere come si chiama? Justice League, le scene dove stanno dentro l'acqua. Ma il gioco, sì. Ma chi piace essere preso in giro? Stiamo a parlare dei cazzi nostri. Aspetta. Ma il gioco. La gente non mi prende. Infatti, specialmente Aquaman sono troppo belli, ma fa schifo quel film. Ma è orribile. Cioè, è tutto un che figo Jason Momoa. A me è piaciuto più Aquaman che Justice League. Non immaginare niente di peggio. Al ragazzo League, che dice sì, che è affezionato a Meteor Madre in italiano, beh, la gente ha le parafilie più strane, ripeto. Si può essere anche affezionati ad un tocco di merda, ma ciò non toglie che la cosa alla quale siete affezionati è un tocco di merda. Shutter Island, Shutter Island. Poi le vostre emozioni sono insindacabili. Un altro che ho visto lingua originale, Shutter Island. Niente male, Scorsese. Ancora in questo stava a dire. Le scene dentro l'acqua su Justice League sono pietose, sono proprio nelle movenze, tutto come nuotano. Poi invece su Aquaman, devo dire, le scene, visto che è ambientato tutto in acqua, l'hanno migliorate. E se tu vedi, c'è una differenza disumana. Io non ho visto Justice League. Se tu te vai a vedere Justice League, le scene dentro l'acqua, e poi te vedi Aquaman, vedi che hanno fatto un cambiamento di Cristo e l'hanno migliorato. Ma tantissimo. Ma da chi ha diretto Justice League? Mi stacchiate troppo. Io sono fatto regista e non lo so. Raga, ma c'è il gioco, porca Madonna! Stiamo parlando di arte. Stiamo chiacchierando di cinema. Tanto dicono solo cazzate. Zio. Ma poi li sono sentiti. C'è cioè sprezzante. Andiamo avanti, troviamolo. Va bene. È bello il gioco, però la trama, i discorsi e tutto mi ricordano proprio i classici papponi americani horror di serie Z che io odio. Proprio i classici horror del cazzo. Va bene, adesso torniamo. Però in come focus, gioco dai. È bello, eh? Chris, come gioco proviamoci, proviamoci. Davvero molto strana. Cosa intendi? Tutto questo non ha senso. Cosa non ha senso? Tutto questo, lo psicopatico, le follie che accadono qui sotto. Devo raccontare una cosa assolutamente, metti pausa. No, una cosa importantissima. Joy, va di è una cosa importantissima. Importantissima che vi devo dire, capo, vi sentite male. Mi è venuto in mente adesso perché stiamo parlando di serie TV, se non mi scordo. Allora, Gianluca mi aveva consigliato un po' di tempo fa The Boys. Bello. Allora, mo' vi dico una cosa, però deve rimanere tra noi, ragazzi. È bello, fragile la serie. Allora, il nostro manager, David, mi ha detto che ci ha proposto per fare la campagna marketing di The Boys. Subito. Aspetta. Io ho detto top. Ha mandato la richiesta. Ci hanno rifiutato? No. Hanno detto, ah, fighissimo il Cerbero Podcast, ma loro sono quelli che hanno distrutto la nostra cosa con gli Utopia e Wilus. No. Sì, era la roba con loro. Mi immagino quelli che si guardano è tipo, è un cariotide, coglione. Audio da donna, Simone, audio di merda. Ok, gay. Audio di merda, capito? Però dice che, perché dice che loro, questi qua, il contatto diretto, dice che ci amano, dice sarebbero perfetti per fare The Boys, ma i superiori sanno che abbiamo fatto quella cosa contro di loro, contro quel loro progetto. Vabbè, contro, abbiamo distrutto, espresso la nostra opinione. Ma io posso anche inventarmi che mi piace e difendere quella posizione. Vabbè, vorrei scandalizzare
scandaloso. Cioè, tu non puoi dire la tua su un prodotto. No, ma in realtà non mi ha detto che hanno rifiutato. No, ma lo dico, ha detto se che adesso chiedono. È, però mi sono tagliato quando me l'ha detto. Ho detto, ah, ma quelli del server non sono quelli che hanno distrutto il nostro podcast con Will e YouTube. Che ho fatto tutta la scenetta della donna capa, no? Che doveva scegliere i microfoni. Magari la capa stessa che si guarda quella scena. Non sono caricati di noia. Ah, raga, cioè, no, veramente, assumetemi lì ad Amazon. Ve creo io tutto il setup per i microfoni, che era insentibile. Sì, perché mi sa che è The Amazon, The Boys. È The Amazon. Sì, sì. No, sì, mi sono sentito ho male. Visto su Amazon Video, che peraltro potete avere se avete Amazon Prime. Cioè, avete sia quello, no, che peraltro è che era gratis per quarantena. Però sti cazzi, con Amazon Prime potete anche abbonarvi al Cerbero, quindi... Gratuitamente. La serie l'hai vista? No, non l'ho vista. Bellissima, ma... bellissima. Se sì. Dobbiamo pubblicizzare, la vedrò immediatamente. È bella perché uno specchio della società specie degli influencer, perché c'hai sti supereroi che sembrano proprio i classici influencer che si fanno tutto vedere quanto, in pubblico tutti, no? Tipo Superman lui, sì, poi sì, in realtà detto, è pieno no, dei complessi, realtà... un pezzo di merda. La volevo è vedere, poi la non ho serie, avuto modo, però altri motivi ovviamente pure, se dobbiamo fare la campagna, vabbè. Ma sparo subito. Comunque. Capisco cosa vuoi dire, ma cioè... A me è piaciuta tantissimo come sappiamo serie. Cosa sia. Sì, hai ragione. Io lo so, mi è venuto proprio il flash di Simone che chiama per culo Will Wish e io Dobby. Mascherata, non ci vedo bene. Sta tutto, ma non è la paura, più sta tutto diradato. Ma chi? Will Wish. Tu l'avevi detto? I capelli tipo... Come ho detto? Diradato. Sta... Ma come hai diradato? Diradato, i capelli tipo sa perdi i capelli. Sì, mi ricordo il cazzo avevi detto. Il cazzo è giuro. Sta tutto un calvito. Uffisa libera proprio. Allora, fermi. Sta tutto un duchido. Ok. Dispositivi elettronici a distanza. Bene. No, sta tornando indietro, no? No, no, no. Vengo ah, ok, ok. Attenzione, qua secondo me... Ma è un cadavere o un manichino? Oh, oh. Perché non mi fa girare inquadratura? Sta cosa è fastidiosissima, non esiste sta cosa. Il giorno in cui mi stempierò... Ehi, ehi, ehi! Addirittura farfalle? Qua perché quando ho ucciso... Ah, bene. Che bellezza. Quando ho ucciso quel tizio. Catene e ganci. Ma l'ha ucciso lui, che bellezza. Ma lo sa benissimo. È psicopata, ma un coglione. Oh, cazzo. Credi che questa ma non gli ha detto nulla questo? Non le ha detto nulla. A meno che gli Washington non avessero passatempi bizzarri, direi... Sì, forse. Vabbè, non è la stessa, sì. Forse è la stessa. Ma lui ha usato sta roba. Lo so. Psicopatico, sì. Ma è forse... matto un culo. Forse è lui. È lui, sì. È matto un culo, eh. È Chris. Oh, ma cazzo. Che è la roba, le foto? Ma che è? Chris idea. E i foto porno. Ma che è Pino Daniele questo? Pino Daniele. Beh, ma che è? Scattate da un teleobiettivo. Lo psicopatico li ha spiati. Sì, ma guardale bene. Sì, ma che è? No, 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 non qua. Chiudi qua. Più di vai. Ma che è? Uno c'ha le X. Cos'è questo? Forse perché è morto. Manco no, c'era Mike. Ma non è morto Mike. Allora, riguardale un attimo, sì. E l'ho visto, c'aveva le X sulla faccia, no? Ma sugli chi? Occhi. Solo Mike. Mike. Che Mike è il bullettino, che, no? Che tra l'altro è vivo ancora. Sì, quello che ha perso i ditina. Ma forse è Mike proprio perché tu nello psicologo hai detto che quello ti piaceva di meno, sì. Giusto. Dici. È incredibile. Non è un caso che anche lupi l'avevo selezionato. Quindi, colui che è stato lo psicologo è il killer. L'ho detto già la puntata scorsa. Possiamo dire che era abbastanza intuitivo. Ma non so poi se è così, Magari è una cazzata. Beh, un indizio. Però mi sembrava, io non andrei qua. Mi sembrava perché, sì. Lui ti ha detto proprio, lui diceva proprio questo ti fa male a te, fa male agli altri, certo. Stai facendo del male. Accenda. Ah, vediamo se è in firmetta. Ah sì, vabbè, è una pellicola. Guarda, a bocca aperta per un'ora e mezza è stata l'anno scorso. Quei labbra a pompino. Andiamo. Quello stupido scherzo. Sta riflettendo sui mattonelli del bagno. Breve.
troppo mattonelle da bagno. Come no? Eccola. Non l'avevo mai visto. Lei non ho capito un cazzo, raga. Vabbè. Così come? Ah, è quella che è morta. Così emozionata. Sì. Sono Anna. Così viva. Ciao. No, in realtà no, è viva. No, è morta. No, dice è sta così viva, era viva. Oddio. Lei era viva. Non ti ricordavo così. Il era viva. Che cosa ci fate? È orribile. Cioè, che scherzo, sui morti. È stato uno schifo. Non doveva finire. Citazione al nuovo hit. È quella la parte peggiore. Era soltanto uno scherzo. Doveva essere. Era uno scherzo. Non voglio rivedere più questo filmato. Ashley, vuoi venire al parco giochi con nonno? Pulp Fiction, uguale merda. Ok. Oddio. Scontatissimo. La morte proprio. Scontatissimo proprio. Si ferma la pellicola, si avvicina la faccia. I fantasmi e questo filmato e tutte le cose che volano in giro. Per un secondo. Per quale motivo dovrei calmarmi? Sto impazzendo dalla paura. C'è qualcuno che ci sta prendendo in giro. Pensaci, i fantasmi non usano le telecamere. Non fanno questi giochetti. Allora chi c'è dietro tutto questo? Dico sul serio, dimmelo. Non lo so, forse è la stessa persona che ne so. C'è Joe Pizzi. Ha ucciso Josh. Joe Pizzi. L'assassino è Joe Pizzi. La maschera c'è Joe Pizzi. Proprio ora. Ma hai visto il buco del mio orecchio? Vorrei non averlo. Il buco? Prima non l'ho visto. Buco? Non l'ho visto il buco. Ho visto The Cube. Devo vedere anche The Experiment che mi ha consigliato Barbie. Cubo, ho visto. Fa il ballo del canguro. Non era male. Non era male. Prima del cubo. Cubo. Mi ha fatto cagare quel film. No, non è dispiaciuto. Poi quando ho visto, io non mi ricordo. No, ma parlo di quello uscito adesso. No, parlo di quello uscito adesso. Ah, perché hanno fatto un altro. No, The Cube, quello italiano è bellissimo. Di Vincenzo Natali. Ma quello è figo. Lì c'era Raul Bova. No, Raul Bova è stata su Predator. No, no, che cazzo c'era su The Cube? Ma non c'erano particolari famosi. Fatto, ma questa cosa è pesante. Poi mi piaceva. Devi passare, se non riesco. Eliminazione, morono 1-1. Ma cosa perché credo di aver fuori? Visto Sam là? Se sei sicura? Lo so, però dobbiamo controllare. C'è un cristiano. Io dico che chi sanguinava è passato di qua, ok? Per cui andiamo ora. Dai, sì. È pesante la porta. Ma seguo Chris, segui, segui, perché segui. Non dovrei? Che fa? Se dividemo come negli horror più scemi. Vai da quest'idea. Era ora. Oh merda, per come mi sono spaventapasseri. Cazzo, come faccio, regà? Come perché te fanno paura i spaventapasseri? Un po' sì, sì. Okay. Ma in realtà no, però. Non capisco. Perché rinfrescare questo posto se già si gela? Però vedi come scamma un po' il gioco. C'era anche il clown, però il clown è il killer. Oh 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 oh! Ah! Aspetta. Ma c'è la gonna. Ma è un cadavere vero, però. Scusami, è l'amica. Qua la gonnellina io me la ricordo. È di Sam. Sembra spaventapasseri di Batman. Cillian Murphy. No. Che tutti quanti adesso conoscono per Peaky Blinders. Interessante. Un maiale. Mazza, c'è una porca là dietro. Mazza, c'è una porca. Guarda che bello, però. Sì. Mazza, tu quanto sono grossi sti maiali. Mazza, sono enormi. Sono modificati. Sono vacche sti maiali. Guarda, 400 kg di maiala. Sam. A proposito di Sam, una serie TV che non è il massimo. Oh, aspettazzi un attimo. Oh, attimo. No. Nuova. Hey. Van Helsing. Sam. Che sta mo su Netflix pure. C'è sta solo uno. No. Si chiama Sam. Non so se. Che è l'unico personaggio che mi piace. Psicopatico. Aspettazzi. Questa allora. Personaggio. Sì, questa è la scena di Psycho, sì. Io so già che succederà qualcosa di brutto. Mo va la mano a grappa. Che vuoi, no, gli mette una mano un front. Ma perché sta capachina? Ah no, è ancora. Sam, ah, è lei? No, Chris, è morta. Pensavo. Oh, cazzo! No, non è morta. Come lo sai? Che respira. Allora, cos'ha? Cos'ha che non va? Credo sia svenuta. Oh. È scemissima questa cosa. No, non va bene. Ma starà in pace. No! 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 Non urla così. No, sì! Il clown, no? No! No, 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 no!
Gli ha fatto tipo quel movimento così prima di piarla. Ma che sembrava il wrestler, quello che ti metteva la mano in faccia. Chi era? Mankind. Quello col calzino. Quello col calzino, Mankind. Però mo c'è sta un altro che fa la stessa cosa. Però raga, scusate, ma non è giusto. The Fiend, Bray Wyatt. Ma è uno scam, non potevo fare niente. Ah, ma sono vivi. Oh merda. Esci. Top The Fiend, raga. Marra, ma sei scemo, porco. È il clown, è il killer clown di Anthony Di Francesco, sì. Dove siamo? Ci siamo legati al tavolo. Il clown di Sespero Salva. Oddio, no. Fammi sentire un attimo. Oddio. Basta, assassino. Sei un mostro. Moriremo, Chris. Moriremo. Io non sono pronta a morire. Top show adesso, raga, telecamerina. La pistola, uno dei due deve morire. Non è giusto. Oh, questa però mi sta troppo sul cazzo, cioè insopportabile. Ammazza, si ammazza sta gallina. Lo faccio fuori. Sta gallinaccia, fuori dai coglioni. Insopportabile. Gallinaccia out. Gallinaccia. Ashley out. Guarda, abbiamo sprecato tutto. Niente è andato sprecato. Cosa vuoi dire? Ogni secondo ho passato al tuo fianco. Ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Ok, simp. Cosa vuoi dirmi, Chris? Mi spiace. Avrei dovuto dirtelo prima. Chris, Ashley, giuro, quando torno. Votate, raga. Ashley out. Oddio. O Chris out. Votate, ragazzi. Ashley o Chris. Io ti salverò. Top film di Hitchcock. Le piccole cavie speciali. Ho paura, Chris. Non aver paura. Oh, invece dovresti, Ash. Perché ecco il colpo di scena. Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi. E ora dovrà farne un'altra. Chris, puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley. Oppure puoi sparare a te stesso. Quello che rimane è dopo uguale a so, identico. È tutta tua. Oh! Non essere sciocco, Chris. Oh mio Dio, no! No, no, Chris! Che devo fare? Ammazzo sta rompicoglione. Ammazza sta gallina, va. Sparagli in bocca. Chris! Ma poi lui già ha superato una roba del genere, quindi. Chris! Ammazza la gallina. Ti sei spinto troppo oltre. Non lo capisci? Eh? Ah, mo si è scoperto che era lui. Orgia di tortura. L'ho visto prima. L'ho visto il clown. Ma pensavo che volesse ucciderlo. Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Cosa ti rende così speciale? Sei indignato pure lo psicologo qua. Guarda, non è psicologo, che è questi casi? Un psichiatra, credo. Psichiatra. Sei malato. Greve. Sei un pazzo malato. Ma questo è malato, porco Dio. Sei un pazzo malato. Corghigno di Dudubi sotto, vedi, sotto la maschera. Ma questo è malato, porco Dio. Top emoji di Dudubi, capito? Oh, ammazza pure psichiatra. Con i capelli lisci. E calla. Questo è malato in culo, raga. Tipo se ne va la maschera. Immagillano con quel ghigno sotto, no? Sì. Spam di tutto rosso, raga. Ehi! E dai, ragazzi! Ah! Quasi sotto lui. Chi ce lo vedo con la maschera, no? Oddio! Chris, la scelta è tutta tua. Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto! Bella idea, aggredire uno psicopatico, in effetti. Questo è un genio, questo. Sto professore è luminare, proprio. Top depe, proprio. Ha tre lauree. Sì, sì. In deplinologia, coplinologia e balinologia. Balinologia è la più bella. Sì, gli ha balenato in testa, una bella idea. Curmacede, là, proprio top Jason. Classica conversazione tra Simone e lo psicologo. Un psicopatico. Simo. Tipo, mi immagino lo psichiatra che Dudubi gli fa vedere i video. Tipo, odio le donne! Cosa? Ma lei è matto, ma lei è matto, porco Dio. Oddio, oddio, oddio. Che è? Piedi sporchi, sì. Vai dalla leccatina. Mamma mia. No, non mi fa paura questa cosa, mi arrapa. Mamma mia, sì. Vabbè, ma porco Dio, c'è sta la merda, sì, sopra quei piedi, sono marroni. Ma che schifo, zii. Sono bellissimi, zii. Vai,
C'hai anticorpi che te vanno con le berette in giro. Ma perché? Ma quando eravamo ma perché quando vivevamo nelle caverne ci stavamo a farsi problemi, sì, per un po' di lercio. Guarda, ma muoio dalla leccatina, gli infila il piede dentro. Devo mettere il piedino, capito? Mettere il piedino lui. Beh, Tarantino l'avrebbe fatto. Cioè Tarantino avrebbe messo questa scena. Non me ne frega un cazzo delle dita. Voglio sapere come ha fatto arrivare fin qui. Le dita di lui che ha perso. Le dita mozzate. Sì, l'ho notato. L'ho notato, stavo su una sedia. Di rete di gallerie, io sono stato là sotto, ho trovato una grata e ti ho visto. Ascolta, questo tizio di cui parli. Lui non era il tal killer, è solo un feticista. Mi ha mostrato dei filmati. In uno si vedeva Josh che veniva ucciso. Veniva squartato da questa cazzo di enorme sega circolare. Gesù Cristo. Ma cosa cazzo sta succedendo qui? Nossa, già sono due che stanno online. Non si apre. Si apre. Sono volate due ore. Due ore stanno online, tanto. Che è un dildo. Top torcia, sì. Una torcia vibrante. Oppure è un doppio uso, cioè sia dildo che torcia. Oh, vabbè, però lo fai apposta, dai. Certo, così che era cheat. Così sono un po' bruttini per la stessa inquadratura. Tarantino, sì. Sembrava un po', sì, sembrava un po' che era Ferragni da quella inquadratura. Scusa, Fedez, vi voglio bene. Invitatemi a Mosco Selvaggio. Grazie, puttana. Lei che è la sua ragazza, lei, no? Sì. Ma che è la sta scoreggia? E i ciabattini. Che stai facendo? Sì, dovevo l'asciugamano è ancora perfettamente lì. Sì, sì, l'asciugamano... Ah, ma si spoglia, si spoglia! Cioè, è stata trascinata, si spoglia! Caduta. No, ma come? È stata insieme! Mazza. Giusto. Sbircia, sbircia, ti prego, sbircia. Dammi l'opzione per sbirciare, ti prego, iddio. Bravo, bravo, vai, 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 vai! Mazza, e che? Mazza. Ma non te cambi così, ne manco su GTA Online da armadietti. Vabbè, ragazzi, ci vediamo domani. Così sia. Ma che si è messa? Ma che? Si è vestita tenuta del college, questa. Sembra che devi andare in bici, no? La tenuta da bicicletta. Ma sono tutte uguali queste, raga, ma che volete? No, 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 vattene via! Ah, siete che l'ha portato? Ah, a salve. Oh, Chris! Oh, Chris. Ma che cazzo? Ehi! Avrai sentito parlare dei colpi a sangue? Sa che l'hai clippato urlando. Sul serio? Sa che l'hai clippato. Cosa? Hai capito? Ma l'ho visto morire con i miei occhi. Hai capito? No, è viva la Troia. La Troia è viva. Ma l'ho visto morire con i miei occhi. Ma questo è The Prestige, allora. The Prestige. Era un clone. The Prestige. Ragazzi, ma non è possibile. Cazzo. Top plot twist. Ma forse quei maiali. Quel maiale è una citazione a solo. No, sì, quei maiali. Beh. Ha messo un corpo di un maiale. No, ma si vedeva che gli squarciava la pancia. Può essere che magari ha messo tipo la capoccia e il corpo era finto. Di un maiale. Magari tu metti la testa così, il corpo è finto, vestito di un maiale. E c'è di un corpo nudo. Cazzo. Top Uncharted. Questa è una chiara. Questa è una città da Uncharted 2, chiaramente. La scena del iniziale. Aspetta, che mi devo concentrare qua. Aspetta, che devo premere tasti. Scammato da Freddie Mercury, cioè, capito? Porca troia, raga. Levate dal cazzo. Non sta guardando. Bravo, ma vattene, cioè. Vabbè, proprio un millimetro accanto, ok? Vabbè, mi fate giocare? Questa è un'opera cinematografica. Sì, vabbè, ma cioè fammi giocare, fammi fare azioni e poi metti ste pezzi, no?
Oddio. Oddio, sono un gay. Fantastico, oddio. Questo top mi stava benissimo. Uff, ma questa era incoglionita seria. Ma perché le donne sono tutte così stupide dentro sto gioco? Bene. Perché l'avrà fatto adesso un uomo. Adesso si ragiona. Giusto, bravo Gianluca. Le donne non sono stupide, sono gli uomini che le disegnano come tali. Esatto. Il mondo è delle donne, Mar. Pensa al mondo del merda. Siamo troppo etero per capirlo. Ciao Ivan. Oh, oh. Ancora con sti rantoli da donna col mestruo, te non si capisce, sembrava più una femmina adesso. Misogino. Top boomer Ivan. E dicevano che Malek era morto. Vabbè, un po' una poesia in movimento questo. Oh, oh. Ma passi poco poco lì. Tanto ragazzi, stasera lo finiamo. A me non me ne frega un cazzo. Io questa sera lo finisco perché voglio sapere. Voglio sapere la verità. Ken, oddio, sembrava un cane. Bravo Marra. La voglia allora, è troppo lungo. Vabbè, se è troppo lungo non lo finisco, però cerco di andare avanti fino che riesco. Poi magari mi alterno un po' con Gian. Oddio, non mi sembra una cosa così intelligente da fare, eh. Marra, li faremo morire tutti. Mazza, non ci avete fiducia in me, raga? Ma non ho giocato male fino adesso, dai. Vedi, non ho manco provato a prima la porta. Top intelligenza. Marra pro player stipendiato dal team di Riccardo. Confermo, sono uno del suo team. Ok. Sembra proprio tutto messo al posto giusto, eh? Incredibile. Comunque ragazzi, secondo voi come sono come narratore videoludico? Top citazione a There Will Be Blood di Wes Anderson. No, di Paul Thomas Anderson. No, davvero ragazzi, ditemi se sono divertenti i gameplay con me. Un top flop? Ok, non li farò più allora, se non vi piacciono. Devo prendere gli oggetti prima infatti, scusate. Preferisco Mr. Casale. Vabbè raga, ma sono nuove esperienze, esco dalla mia zona di comfort. Cerco di dare il mio. Ah, qua c'è qualcosa da prendere. Non è vero, Marra? Che è sta roba? Ma devo salire secondo voi? Non lo so, eh. Mi sembra un po' una cazzata salire. No, preferisco andare prima in quella porta. Sì, ma non conviene andare prima di là, scusate, eh. Rimane su Twitch, sì. E viene caricata anche su YouTube. Grazie mille, Lorex, per questo bel sub. Salgo. Non lo so, non lo so. Ci sono varie opzioni, ragazzi. Non mi mettete fretta, questo è un gioco non di velocità. Marra rotto in culo, Marra top showman. Forse ti stiamo scammando, infatti non salgo, raga. Facevi prima. Però c'ho paura di quella cosa lì. Cioè le scale sono più sicure in realtà, eh. Fammi vedere che è sta roba. Ecco, questo mi mancava per esempio, vedete? Timbra cartellini, trovato in miniera. È così che i supervisori della miniera sapevano quante persone erano al lavoro. Mancano i cartellini nella sezione presenze. Aggiornamento. I cartellini sono stati rimossi e rinchiusi in una cassaforte del sanatorio. Allora ragazzi, facciamo così, scegliete voi. Scale o quella roba che sale, quella sorta di ascensore rudimentale. Scegliete voi, prego. Seguirò le vostre istruzioni. Ok, scale. Ok. Ad occhio mi sembra che abbia vinto scale. Andiamo.
Niente paura. Niente paura. Niente paura, le donne sono troie, mi han detto così. Io mi dissocio. Io amo le donne. Dovresti doppiare un libro, un audiolibro del Signore degli Anelli. Magari, raga. Chissà, in futuro magari spiegherò. No! Ma mi avete scammato, brutti stronzi! Ma fate schifo! Non è morta, ma mi hanno scammato sti pezzi di merda. Ma siete dei pezzi di merda. Io non vi ascolto più, mortacci vostra. Che pezzi di merda. Beh sì, sono dei tedeschi, non è che te fanno male. Oddio! Oh no! Che schifo! Sembravo tipo Jack Sparrow quando vedi i tedeschi, ah, con quella bocca enorme. Vabbè, sono teschietti, regà, dai, sono simpatici. Io per esempio ad Oblivion, no? Il famoso gioco in cui facevo Pilipu, Pilipu! Raccoglievo ossa e li mettevo tutti dentro una tenuta, così, per divertimento. Le ossa del nemico. No, le ossa dei morti che si scagliano contro il nemico. Ok, woman. Oh! Mazza, è potentissima. È tipo Scarlet Witch. Ma dove cazzo mi avete mandato, stronzi? Cioè, guardate che stronzi. Però magari trovo più oggetti qui. Ok. Maledetti. Grazie mille Antonio. Ti voglio molto bene, come a tutti quelli che fanno i sub. Dead Man di Jarmusch è uno dei film più belli. Strano. Molto strano. Che io abbia mai visto. Con un top Johnny Depp. Meraviglia. Porca madò. Salto? Dai, salto, salto! Ok. Raggiungo, 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 raggiungo. No, salto, dai. Sti cazzi. Tipo i giocatori di tennis, capito, raga? Mi serve per concentrarmi. Ok, saliamo, saliamo, piano, piano, piano per l'amor di Dio. Mo' arriva tipo Scar, lunga vita al re. E mi lascio andare giù. Ok, ci siamo. Come Sinergo? Cioè, Sinergo, mortacci suo, l'ho contattato per le lezioni di cinema, un'amica mi risponde. Appena vedete Sinergo online da qualche parte o sotto al suo prossimo video YouTube, spammate vai alle lezioni di cinema di Marra. Che Reddit mi ha detto: no, ma Sinergo non gli pia di fare ste live, è un po'. È un po' un goblin. Io ho detto: no, ma lo voglio, scusate. Scusate. Ma che è sta roba che mi cambia visuale? Il nazista se dà. Facciamo uno scontro. Non vuole venire, l'ha detto in una live. Ma davvero? Ma se abbiamo fatto una live insieme da Barbarossa sul Barbarossa, da Barbaruffa sul doppiaggio. Ma come cazzo si permette quel maledetto a rifiutare un mio invito? Dai, andiamo, cazzo! Ha detto che? Sei un coglione. Ha detto che sei un coglione. Pensa che taglio. Però vabbè, apprezzerei. Oh! Apprezzerei più di Shy, capito, che fa finta. Fa finta di non potere e poi si inventa le scuse. Cioè apprezzo più uno che mi dice: no Mara, sei un coglione, non ce vengo. Onesto. Non come quel pavido di Shy. Ha detto che sei pazzo in culo. Vabbè, prendiamo sta cosa. Bella sta colonna sonora. Cioè praticamente. Ok. Ma avete fatto avete fatto solo perdere tempo sulle scale, cioè. Grazie. Oh mio Dio, finalmente qualcosa che funziona. Ha detto che non è naturale perché non sei pelato. Greve.
Avete dei pareri troppo discordanti. Ma non è vero, non avrà mai detto una cosa del genere. Anche perché è interessante. Top meme, raga. Ha detto che è top meme. Allora, ragazzi, questo è importante. Sotto al video YouTube di questo video, inventatevi una storiella sul fatto che Sinergo mi abbia rifiutato. Con ha detto che. Ha detto che non viene perché. O ha detto che. Sotto a YouTube nei commenti. I debe che guardano solo le live su YouTube non potranno capire sin da subito, ma ci divertiremo tra noi. Un totem. Oh, niente, non gliela faccio, eh? Sono proprio spastico. Cioè, no, volevo dire spasmodico. Oddio, una citazione a Repulsion di Polanski. Bellissima. Chi di voi in chat ha visto Repulsion di Polanski? Scrivete io. Oh oh, che cazzo è quella roba? Se non l'avete visto, guardatelo subito. Oh oh, chi cazzo è quello spaventapasseri lì? Ma mi sembrava un figuro. Però sto tornando indietro qua, scusate ragazzi. Non sto tornando indietro. Grazie Fabi, cioè grazie. Bellissimo film, che ho fatto io. Sì, sono d'accordo Fabi, capolavoro. Scusate, ma lì torno indietro? Mi aiutate? Non voglio restarci tutto il giorno. Ovvio. Quindi che cazzo sono sceso a fare? No. Dai raga, non mi scammate, dai. Vai dritto, porco Dio. Ok. Sembrava quella prima. Ah, che bello stare a piedi nudi. Bella sensazione. Devi andare su, dai raga, mi aiutate per cortesia, dai. Non posso perdere 200.000 ore. La telecamera va dritta, ma che vuol dire? Pure se torni indietro ti dà quell'inquadratura lì. Vabbè, vado avanti, dai. Rompi cazzo. Esci i piedi, ok. Tanto non sono a scopo sessuale, sono a scopo goliardico. Oh 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 oh. Ma che sono sti rumori? Quanto porti? 43. Ah, tu mi vuoi far morire, Ilari. Apprezzo che apprezzi i piedi. Oggi una ragazza mi ha scritto su Instagram. Sì. Ha detto che è una delle poche ragazze ad apprezzare i piedi maschili e che i miei sono bellissimi. Questa cosa mi ha eccitato molto. In effetti una ragazza, in una delle ultime scopate prima della quarantena, che vuol dire tipo 6 mesi fa praticamente, perché ormai non ricordo, ma era, mi leccava i piedi, era figo. La ragazza ha detto che sei un Venom. Anna. Oh oh, certo che lo riconosco il posto. Gli occhiali rotti di Anna, lo strapiombo, come no? L'inizio del gioco, dove ho fatto morire Anna. Che tra l'altro non l'ho fatta morire perché, scusate ragazzi, in quel, cioè lei sarebbe morta lo stesso. Io mi sono fatto, mi sono lasciato cadere. Perché tanto mi avrebbe ucciso anche il clown. È ovvio. Cioè se no non iniziava proprio il gioco. Che è sta roba? Top bias. Non giustificare di rimarra se è una persona cattiva. Allora, indizio. Segni sulla roccia trovato in miniera. Queste incisioni segnano la data della scomparsa di Anna e Beth. È una conta di giorni. Qualcuno ha vissuto qua giù per parecchio tempo. Esattamente un anno fa. Che cosa significa? Sto capendo tutto, raga. Ciao gamer. Ciao gamer. Beh, ragazzi, cioè, top voce.
Ok, zio Tibbia. Mara, vi si è addrizzato il cazzo. Vabbè, raga, ma voi state ancora con Merluzzo. Greve. Grevissimo. Non so, si è allontanato. Sì, è grevissimo. Il clown era Rami Malek. Non è possibile. No! E ho detto, ma allora scusa, quello che io ho ucciso con la sega elettrica era il corpo di un maiale. Lo ha detto, no? No, non l'hanno detto. Era, però ha fatto vedere i maiali prima. E la faccia? Cioè il corpo, ok, ma la faccia? Tu di la faccia? La faccia di Rami Malek? Andiamo avanti. L'ha tipo proiettata in qualche modo? No. Andiamo avanti. Ah, forse si è messo lui con la faccia tipo fuori e sotto il corpo da maiale. Sì. Il padre faceva effetti speciali a livello cinematografico. Ci stava infatti la top citazione a Mario Bava. Puoi spegne quello? Cosa? Il microfono. Sì. Top effettista, sì. Sì. È greve però. Sì, sì. E poi abbiamo scoperto che va anche dallo psichiatra lui. E gli ha detto, ma tu sei un pazzo, ma tu sei malato, gli ha fatto, ma tu sei malato, gli ha detto, ma questo è malato, porco. No, non gli ha detto psicopatico, anche per un genio proprio, cioè c'è un pazzo lì, dici così. Ok, psicopatico. Vabbè, sta tornando praticamente tutto. Oh mio Dio. Io devo pisciare un attimo, se vuoi continuo un attimo. Volevo dire una cosa. Vai. No, a te. No, mi è arrivata la mail dell'autocertificazione di YouTube. Della monetizzazione. Ok. La presente, no? Ci è arrivata pure la senso autocertificazione. Che uno compila il questionario per ogni video che carica. Sì, 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 ok. Anche per YouTube fa cagare. Ok. Quindi vabbè, mo se sboccia, sì. Sì. Me l'ha fatta pure sul mio canale, sì, però non sul Cerbero Podcast. Ah, sul Cerbero no? No, l'ha fatto su Mr. Marra, che lo spiego a chi non ha un canale YouTube. Praticamente quando tu carichi un video, tu metti, che ne so, monetizzazione, sì. Poi dite la roba se è per bambini o no. Ovviamente mettete no se non fate contenuti per bambini. Non sarò più schiavo dei bollini gialli. Tu puoi dichiarare se il video contiene determinate caratteristiche, tipo parolati, linguaggio volgare, titolo di un certo tipo, violenza, cose del genere. Se tu metti tutto no, ti dà il verde. Però no, ta rischi. Non solo non proprio tutto, tutto no. No, non proprio tutto. Tipo parole forti ma usate in contesto, sì, comico, esatto. Sì, sì, sì. Tipo io l'ultimo video, che poi era una live, quella mi sa Barbie Xanax, ho messo sul canale, ho messo tutto no, verde, effettivamente c'era un cazzo. Non dichiaro il falso, coglione. No, 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 il falso, non c'era niente in quella live. Ma mi devo andare avanti io. Si fa un ultimo piscio, sì. Beh. Siamo comunque al capitolo 6, bello inoltrato, secondo me si può pisciare pure oggi. Il video con Luis è top, grazie, mi sono impegnato molto per farlo. Ma io tanto parlo un po' con loro, poi vai vai. Non vuoi andare avanti un po'? No, parlo con loro, anzi che c'ho da fare una pisciata, per cortesia. Vabbè, dai, sì, non mi scamma. Giallo, chiami almeno Giallo. Sta a fare la piadina, sta fatta la piadina. Fa una pisciata di 5 minuti. Arma preferita dei Souls. Io la prima volta giocai con la katana, però poi vidi che era un po' cringe la katana. No, no, parlo un attimo, mantenuti e vado avanti. Hai giocato a Life is Strange? Sì, però è invecchiato male secondo me, raga. Onesto. Onesto, è invecchiato veramente male. Miglior Resident Evil. Più complicato e più arzigogolato a livello di survival horror è indubbiamente il Code Veronica. Fai reset VR. Ma no, non ho il VR. Quando fai il video ufficiale Canzone dei Futuri, beh, che se ne dica, non ci possiamo ancora vedere quei futuri, no? Appena torna Marra, sputagli in faccia, sì. Come superato la tua goblinitudine? Ma non è che non so se l'ho superata.
Portrete Alien, quello non sarebbe male, cioè lo preferirei ad Outlast, almeno c'è Alien. Una merda. Ma stai a parlare al microfono? È spento, eh? È spento, devi accendere il microfono. Heavy Rain, sì. Oddio, è una merda Alien. È brutto, un brutto gioco. È lento, è una merda. Dice Fremma che è una merda. Mi sono rotto il cazzo. Ma io ci ho giocato solo, vabbè, parere personale. Un po' mi sono rotto il cazzo. No, non lo so, non l'ho mai giocato. Devi girare a 3 ore, poi quando ti blocchi alla fine, con sti sintetici tutti macchinosi, che ti vengono a romper cazzo. Non mi ha affascinato. Outlast, pure se non lo giocherei solamente per motivi di cuore, nel senso che mi scoppia, molto meglio, specie il primo. Il secondo, per carità, è carino, però il primissimo Outlast, vabbè, storia, è molto più bello. Ti depilli, ti depilli, ti depilli. No, ragazzi, non mi depillo, cioè, mica sono un gay, cioè tipo Marra, guardate che peli. Vabbè, mi sa che nemmeno si vedono forse, però non mi depilo. Non è che non sono così peloso di default. Alopecia. Non sono mica un gay. La voce banna, immagini. No, stavo scherzando, mi dissocio comunque. Confermo, sono andato a letto con Marra. Ah, il cazzo sì, il cazzo sì, certo. Vergogna di comunque, ok. SMR. È vero, i mondi Disney in Kingdom Hearts 3 sono cringe. Infatti, che ne pensi di The Killers? Proprio prima stavo ascoltando un video che è uscito tre giorni fa di una versione acustica di Mr. Brightside. E ho pensato cringe, sì, perché boh, l'hanno fatta un po' cringe. Che schifo Flame, dicono. Ma perché si sente che magna? Sì, che ho fatto tipo ASMR, mi sono messo attaccato al mic, no? Tipo Marco Donni col sushi. Creep Radio. Sapete che Creep è un plagio? Comunque stavo pensando di portare un format dove parlo delle cose che effettivamente so della musica, cioè di quelle band che ho approfondito tanto. Che ne pensate? Tipo la storia di Radiohead, Muse, Queen, Beatles, System of a Down, band, insomma. Poi non è che sono così tanto esperto di tutte le band del mondo, però, e magari ovviamente anche oltre alla teoria anche la pratica, cioè suonando e cantando le canzoni di queste band. Cosa ne pensi di Jordan Peterson? Beh, penso sia chiaro. Hai giocato a Undertale? No, ma ho visto interi gameplay di vari gameplayer diversi che facevano varie scelte diverse ed è un capolavoro. Là è dove Marra analizza i pezzi dei futuri. Sono andato un po' a scemare quella cosa. Non è così il testo di Creep, About, ti tolgo il sub. Analfabeta. Analfabeta. Sito web del CEB non esiste più. Non abbiamo pagato il dominio, è andato a morire, che non ci serviva a niente. No, Marra sta mangiando. Hai letto il libro di Jordan Peterson? No, ce l'ho, ma non l'ho nemmeno mai aperto perché sono un goblin. Che era successo al pesce spada a Scalea? Ma che pesce cazzo spada. Ne sapete voi? E che era? Scusa, nemmeno mi ricordo. Che era il pesce spada? E dove è sbroccato? Eh? E quando è sbroccato, zio? Ah, no. Io? No. Oddio, ho flashato. Infatti dicevo, che cazzo ne sapete? No, è quello che abbiamo fatto la recensione negativa con Anna, ti ricordi? Ah, quello che ci ha portato la roba dopo un'ora, che erano tipo i piatti... No, quello che ci ha fatto entrare, zio, stabilimento. Ho detto, voi che cazzo siete? È vero, perché ne abbiamo fatte due, quella era ristorante, lo ricordi? Ristorante ci ha portato del cibo palesemente comprato al mercatino surgelato
La merda ci ha fatto aspettare 3 ore che tu cucino io in 5 minuti con lì preparati del coso, del Todis. Era scandaloso là. Mm. Una merda di ristorante a scale, vabbè. E la pianola nello studio, stavo pensando di metterla magari dietro di me, però capito, cioè ormai e live sono tutte, cioè non è più come una volta, raga, cioè abbandonate l'idea, avendo dubbi che suona in live, non c'è più spazio, ragazzi, mi parlerebbero sopra, ma è giusto così, dovrei farlo per i live da solo, e no, mo interrompo tutti, ospiti, Marra e Frame per suonare a pianola. Ma ci potrebbe pure starsi, ma... se è contestualizzato. Capito, che mo, per esempio, pure in TV non ci stanno i momenti. Maestro Mosega, i due, 3 minuti, una sonatina, una cosa. Ci potrebbe pure stare come intermezzo. Non è che è una brutta idea. Sì, mo mi organizzo. Sì, in effetti. Per i live musicali, quello assolutamente almeno lo sfrutto. Poi vediamo qualche intermezzo goliardico. Fallo, maledetto tu. Maledetto! Devo comprare un altro stand della tastiera, che ne ho solo uno. Quale genere vi rispecchiate maggiormente con i futuri? Art rock. Non hard, art. Che poi non vuol dire un cazzo, ma almeno. Non ho mai ascoltato l'album intero di David Bowie. Mi spaventa come artista. Cioè, conosco robe a caso. Mi piacciono un sacco i grandi successi. Il maestro Laurenti Tutubbi. E beh, è uguale. Non è Bowie, è Bowie. Hai ragione. Home tour della casa. Sì, mo scardino la webcam e facciamo l'home tour. Ho ascoltato l'album del 2002 degli Wilco, però ancora devo finirlo. Lo sto ascoltando a scaglioni perché non riesco più a tagliarmi il tempo necessario e la concentrazione necessaria per ascoltarmi un album intero. Questa cosa mi rattrista molto. Mi mancano i tempi in cui avevo 18 anni e prendevo il 105 per andare a Grotte Celoni dalla Casilina e mi ascoltavo gli album interi all'andata e al ritorno. Guardavo fuori dalla finestra e immaginavo, vedevo la musica. Cosa ne pensi del rockabilly? Ma che niente. Prima cosa che farà il 4 maggio. Tipo, ah sì, adesso posso uscire. Ma dove cazzo vado e torno a casa? Cioè, se non... Perché da quanto ho capito non ci si... Non può... Non ci... Ah. Non si potranno fare assembramenti comunque, quindi più di, cioè, tipo si potrà andare a trovare ad esempio la propria ragazza, la propria moglie, così, ma non più di 2 persone. Quindi se io stavo a dire ai futuri, oh dai, io se vediamo suoniamo, no? Se, cioè, comunque ci rivediamo, ma no, mi hanno detto non si potrà fare assembramenti di più di 2 persone. Se potrà scopare, sì. Se andare al concerto di Mac DeMarco a Milano, sì, ci sono andato. Figo. Facevo un caldo, c'è una puzza di canna. Incredibile. Questa piadina è la fine del mondo. Grazie. Fatta in un modo. Grazie che mi ha cucinato te. Grazie. Concerto di Mark The Hammer, ragazzi, lo so che me l'avete scritto come una cosa, un meme, ma io ho visto Mark The Hammer dal vivo, ero in prima fila, anzi, cioè, ero dopo la fila, stavo nel backstage e ho visto Mark The Hammer esibirsi a Milano. No, lui è, cioè, mica è bravo. Sono i suoi video che non mi piacciono, mica è un cattivo
chitarrista. Io c'ho un sogno, sì. Senti Mark De Hammer che suona la sigla del cielo. Stella cometa e libertà. Mi sentirei male, va. Cioè, avrei le gambe che mi fanno Alfonso Alfonso, le giuro. Come fit. Che ne dite di giocare? Ma mo che torna Marra, giochiamo. E sta mangiando, sta mangiando, magna. Pure che se vai avanti lo scammi, poraccio, è proprio la parte finale. È come perdersi una parte di un film. Guarda, quello che ho capito che è successo adesso, che è spuntato fuori. Che era Josh. Ok, il clown. Sì. Comunque uno mi ha scritto, seriamente, perché non ti piacciono i video di Mark De Hammer? Io l'ho spiegato perché non mi piacciono. Il suo umorismo è altamente dozzinale, scopiazzato da appunto le serie TV doppiate dei primi anni 2000, e i luoghi comuni che inserisce per creare il suo humor sono più dannosi di quanto siano divertenti. Cioè, se un luogo comune è più divertente che dannoso, lo scusiamo, ma se è più dannoso che divertente, se si continua a perpetrare quell'idea stupida che magari qualcuno prende pure sul serio, perché la dice Mark De Hammer, anche se mette la scritta ironia alla fine, e a me non piace. Tu sei dozzinale, va bene. Io penso di aver... Penso che parte del mio appeal su internet sia proprio per il fatto che non sono dozzinale, ma è una mia opinione su me stesso. È quello che fa dal Cerbero. Vabbè, se non vi faccio ridere è un discorso puramente soggettivo, però penso di aver osservato nel corso del tempo di far ridere a un po' di persone, e non è un motivo di vanto, cioè, è una cosa che ho osservato, che poi io non sono mai partito dal presupposto voglio far ridere, dopo zero, non mi sono mai reputato una persona comica, l'ho solo scoperto dopo il boom, è una cosa assurda. Io non mi vanto, raga, no, veramente. Non mi avete mai sentito vantarmi di qualcosa, non me ne frega un cazzo. Sinergo ha detto che a Flame puzza l'alito. Ah, un meme. Sinergo ha detto Stella Cometa, ok. Per il suo pubblico sarà anche lui comico, sì, certo. Ma io non capisco perché non posso esprimere un parere, ma è assurdo. Cioè, esprimo un parere e me dovete... Cioè, non me ne frega nulla di minare la carriera di Mark De Hammer. Facesse quello che vuole. Ha successo. Se ha successo, i motivi ci sono. Ma che è successo? Aspetta. Mo' rotto il cazzo. Aspettate un attimo. Ah, raga, assieme. Volevano scammarmi, ma non ci sono riusciti. Ma come? Perché mi volete scammare? Io sto lavando tutto apposta che mi sono indignato. Che Mara l'altro giorno ha detto sono due maiali. Allora ho detto, cioè, io ho un piatto e una padella, uno. Ma porco Dio, no? Ma scusate, ma ho mangiato a ridosso della live, non potevo andare a lavare i piatti. Ma sì, ci stanno 25 piatti della... Mi sono fatto varie cose diverse. Ma porco Dio, mi sono fatto varie cose diverse. Non è vero. È tutto di stasera, mi sono fatto due piatti. Mi sono fatto primo e secondo. Mi sono fatto primo e secondo. Ma scusami, ma quando avrei dovuto... Dovevamo andare in live. Cioè, il rimprovero inutile.
un rimprovero superfluo. No, perché mi sono impressionato. Cioè, fagli una foto, la fai vedere sul coso. Cioè, giusto per il gusto devi venire a romper cazzo. Ma come? Cioè, vabbè, è pari a tavoletta, se possiamo dire. Io metto cioè, zizzania. Ho finito di mangiare, che erano le 20:59. E lo so, ma ho capito, ma il tempo è quello. Sì, che poi mica... Così, non è che era novità. Ma... No, ma poi sui, poi cosa, sui fornelli c'è tutto polpo, puzza di polpo. Insomma. Mi sono fatti il polpo. È una lava, veramente. Lava. L'ho finito di mangiare a ridosso della live. Non è vero, fa sempre lavoro, zozzo, Simone, finisco sempre la live e lo pulisco. Lasci le padelle pure per 4 giorni. Dai. Pure tu. Cioè, non c'è stato un piatto tuo, ha iniziato a crescere una civiltà aliena. Ah, scusami, perché il piatto del pranzo. Perdonami. Che ho lavato, peraltro. Vabbè. Io non ho parole. Ma però è vero, su questa cosa. Il bello è che ce l'abbiamo la lavastoviglie, non la sappiamo usare. Vabbè, ma che ci vuole a lavare un piatto? Tanto alla fine, essendo delle persone sole, c'ha cioè, in piatto una padella. Io ho finito di mangiare alle 20:59, no? Era ridosso della vabbè, live. Ma io lo sto a fare più per i fini intrattenitivi. Ho alla mangiato fine... l'ultimo boccone e sono venuto qua a fare la live. Poi se volevate la iniziamo un quarto d'ora dopo che pulivo. Ma lo sto fa solo a fini intrattenitivi. Testimone Marra, butto le padelle di Simone in balcone dopo 2-3 giorni che stanno là. Quindi diciamo che faccio del mio meglio per evitare le puzze. Flemme top zizzania, sì, sì. Stiamo a parlare sì, sì. Così tranquilli con la chat. Tocca mettere zizzania e non mi ha fatto ridere Marra e diffamare. Vabbè, dovete raccontare la scena. No, vabbè, la verità. Non mi ha fatto tagliare Marra perché è entrato in cucina, ha trovato tutti i piatti, il pentolone con dentro il sugo del polpo e olio e fa "Ah regà, però io ho detto "Ah, sì, guarda, non c'è una cosa mia". E ha detto "Tutta roba di Simone". Ma chi ha mangiato un esercito? Ah, sì. Ma vaffanculo, ci sono i piatti tuori, ci sono. Ci sono. No! Prendili, basta! Prendili, trovane uno. I miei piatti lì lo sai quali sono, mio caro Simone. Guarda sopra, li ho appena lavati. Quello della piatina che ho mangiato 5 minuti fa è già stato lavato. È già stato lavato! Mo verrà a mani vuote oppure verrà con un suo piatto, guardate. Guardate? Ecco. È venuto a mani vuote. Ma scusami, sei sparito. Per 20 minuti l'ha lavato mo. 20 minuti. Grazie, l'ha lavato mo che mo. E tu pure sei sparito, però per non è sparito. Anche tu sei sparito, ma non è sparito nessun piatto da quel menzolino. Non è sparito nessun piatto da quel menzolino. No, perché tu. Io sono sparito per igiene casalingo. Sono sparito per igiene casalingo. Per igiene casalingo. Per igiene casalingo. Per igiene casalingo. No, non è vero, è Marra. Hai premeditato per incastrarmi. Ma è Marra che ha parlato. Che ho premeditato. Il delitto perfetto. Mo vedete. Viste, ti incastriamo i dubbi. Marra, mo se lavavo Marra, i gatti vieni sono qua, nostri. Marra, ma non è vero, ma te lo giuro. Ma non è vero, ma come ho incastrato? Era solo per igiene casalingo. Marra, c'è Marra che urla dell'là, sta chiuso in camera, sta a fa una pippa. Che cazzo sta succedendo dentro questa casa? Tre matti. È finita la live, non ho capito che dobbiamo fare. Io me ne vado, che dobbiamo fare? Io date tutto a Nichili. Cioè sembra un film, vi giuro, state in sta casa. Comunque no, aspetta, andate sul mio Instagram, o sta il telefono, mo vado a riprendere quello che sta di là, raga. Andate sul mio Instagram. No, no, lo faccio bene, no. No, devo farlo vedere, devo farlo vedere, non posso. Aspettate, Mo lo metto sul mio Instagram. Hai sentito che ha detto Simone? Ma siamo messi d'accordo per denigrarlo. Facciamo un taglio come se c'è qualcosa. Oh! No, guarda, non litigare così. Non litigare, raga! Cioè, no, guarda, no, guardate, no, guarda, il sugo del polpo. Padelle, sta roba è stata la scena di YouTube, un esercito.
delirio. Mamma mia. Guardate le storie di Mr. Flinzon. Ah. Qual è il reaction? Sì. No, gameplay, eh? La scena? Gianlu? La scena è gameplay? No, non sto a mette. Fai te, fai te. Tipo l'uomo invisibile. Oddio, chi è? Sì. L'ho mandato qua su WhatsApp, aspetta. Vabbè, ma basta che guardano le tue storie. Andate su Mr. Flimson. Aspetta, eh. Tutto dubbi. Adesso scusate ragazzi che sto risolvendo una questione spinosa. Allora fa una cosa, caricale pure te in 7 tag, però ci metto un'ora. L'ho messa, raga, però io le metterei in live, fanno troppo ride. Non c'hanno tutti Instagram, hai capito? Mettene un attimo, Simo. Porco Dio, il pigiama. Mi è arrivato tutto l'olio del polpo sul pigiama. Mi ha lanciato un pazzo. Oh oh. Cioè mi è arrivato tutto l'olio del polpo sul mio pigiama di filo. Una cosa proprio inconcepibile dentro questa casa. Quindi? Quindi? Ma falle vedersi, ti prego, è troppo epico. Vabbè, ma basta farlo su Instagram, ma dai, c'erano. Sai che non tutti hanno Instagram, ma vai un attimo sull'Instagram tuo e falla vedersi, ti prego, è troppo bello. Oppure su questo. Fa troppo ridere, raga. È sbrigato per occultare le prove, è volato tutto l'olio del polpo per terra. Si è fionnato, tipo. Una cosa stupenda. Occultare proprio. L'assassino dorme sempre volevo sul luogo del reato. Del polpo volevo occultare, capito? Ma perché sei andati... Da dove siete venuti voi? Ah, non sei andati avanti, ok. Io Top Jalapas, voce fuori campo. Senza pure sul mio secondo canale, Angelo, quindi pure sul tuo. Non ho capito. È arrivata l'autocertificazione dei video su YouTube per il bollino verde. Che tu compili il non questionario. Tutti i canali, sì, il Cerbero no. Mi è arrivato pure sul secondo canale mio in contemporanea. E è pure sul Cerbero adesso. Ah? Oh, a tutti è arrivato. Meno male. Non so neanche cosa. Che bello, tutti monetizzati i video del Cerbero. Ah, quindi perché sul canale principale te già ce l'hai? Da prima. Io da pochi giorni. E mo' anche Cerbero. Io penso a YouTube come ho abbandonato. Non so. Vedi, controllo la mail, zio. Sì, sì. Cioè io ho pensato, no, mo mi trasferisco, mi faccio tutta la camera fatta bene, con lo sfondo dietro, tutto. De dietro non c'ho manco l'armadio, c'ho le valigie, io mi vergogno a farmi. Il green screen. Green screen. Eccolo, il tatuaggio della farfalla. Butterfly, raga. Eh sì. Cazzo. E mo? Ma tu che l'hai finito, Simo, quanto manca più o meno? Manca a metà, stai. Davvero? No, a metà sì, sto al 6. Ma è lungo. Viva. Mai pericolo il mio cazzo. Quanti di capitoli secondo sono? Nome. Boh, 12. Allora sto più di metà. C'è Marra che sì, sarà nottata per niente. Finire il gioco. No vabbè, se manca no, tanto possibile. Possibile. Manca tantissimo. Tantissimo. Manca tantissimo. Ma siamo a 3 ore di live. Vabbè, sì, volata, dici, possiamo anche stoppare, dici. Andiamo avanti. Come ti senti tu, Maua? No, se c'è state va bene. Però non capisco dove devo andare. Ah, ecco. Mazza quanto cammina lento. Su GTA ci sono delle cose assurde, raga. Ci hanno dato finalmente la droga nostra. Quindi stiamo a fare i soldi con la pala. E ci hanno levato però il Galaxy. Non è più nostro. È stato chiuso il Galaxy. E abbiamo aperto un altro ristorante sul molo, che affaccia sul mare, che è stupendo. Facciamo pure sushi, cose così, spaghetti ai vongole. Assurdo. Stiamo a fare i soldi con la pala. Anzi, ma quello è un gioco. Sì, sì. Però non è la vita reale. C'è pure Anna, peraltro, che gli abbiamo dato il non locale è la vita a carico. Reale, no, ma è che no, te lo mi dico così, che poi mi sento male, zio, mi sparo un test. Mi impicco.
No, metaforicamente. Metaforicamente parlando. Cioè, il mio personaggio. Ah, impicchi il personaggio su GTA. Io faccio fa fine da sdruba la sdruba. Ah, è tornato pure a sdruba la sdrubalini. Però. Scusate, ragazzi, mi aiutate? Non so dove andare. Cioè, sto in loop. Mo c'è sia Mastino sia sdrubalini. Ho guardato tutto. Qui forse c'era un indizio. Devi spostare questo. Ah, allora a posto. Ce l'ho fatta. Guarda, se qua non finiamo troppo non tardi, lo porto totem, volentieri. GTA, magari decidi prima, così non perdi spettatori. Porto volentieri. Io gioco a prescindere. C'è pure Anna. Non so se sì, ma devi dirlo. Ma diccelo. È lui che stacchi e no, dipende a che ora finiamo. Cioè, se finiamo all'una e due di notte, non gliela faccio. Che ore sono? Mezzanotte. Vogliamo chiudere qui e andare su GTA. Sì, dai, ci sta. Allora vado a preparare. Non via. Vai a prepararsi, dai, così. Lo teniamo per più volte questo gameplay che è divertente. L'hai registrato poi questa? La registrazione è fatta? Sì. Ottimo. Verrà ricaricata questa su YouTube. Certo. Pensavi di no? No, sì. No, perché l'altra volta per un problema non è stata ricaricata. Ah, è vero. Vabbè, non c'è l'inizio però. Vabbè, tanto ci sono i trailer che spiegano tutto. Perfetto. Poi è un peccato buttarle, è divertente. Oh. No. Bet. A destra. Questa è Greta. Vabbè, sì, è cadavere, non è che te morde. Ti morde. Oddio, Bet, no. Oddio, Bet, no. Vabbè, non è che te morde, sì. Avete cancellato due live su tre di Resident Evil? Ma non è vero. La cancellate? Cosa? Le live di Resident Evil? No. Ma stanno su... Cazzo dite? Stanno su YouTube, raga. Ma siete matti? Voi siete pazzi. Porco. Cercate su YouTube, ragazzi. Top follia. No, ma sto di nuovo qua. Pazzi, qua è in casino. Stop. Aspetto non Gianluca. C'ho proprio il... Vabbè, mo quando mi dà il via, tanto Gianluca ti passa che avvia la live, eh. Non è che vado a controllare, va. Vai a controllare, dammi il via te. Dice qua un pezzo lungo, eh. Comunque ragazzi, vi siete divertiti. Grazie mille per il sub, bella bro. Vi siete divertiti? Io alla fine sì. Cioè, con voi mi diverto a fare gameplay alla fine, dai. Poi, alla fine, dai. Quasi 2000 spettatori sempre, una roba fuori format. Va bene, insomma. Poi sono usciti un po' di spunti sul cinema. Che streamer. Ma lo fa per noi, beh, di certo. Se non ci guadagnassi e se non mi divertissi non lo farei. Da solo non ci gioco videogiochi, prego. No. Stacco? Ok. Oh. Grazie, bello. Auguri, tanti auguri. Un anno di follow. Ma l'avevamo già vista sta foto. Che vuol dire GTA peggio? Ah, dell'erba legale, greve. Porco dio di ascensore. Ok, stop allora. Vado, chiudo? Ragazzi, ci vediamo domani alle ore 15. Ci sarà una super live con un top ospite.